Buonasera, bentornati di martedì. Allora, questa sera abbiamo tanti ospiti, quindi ve li inizio subito a presentare. In collegamento da Cacciari, il professor, sì, da Milano, il professor Massimo Cacciari, filosofo. Buonasera, professore. Buonasera. E con noi Angelino Alfano, il ministro degli interni, leader del nuovo centrodestra. Buonasera. E a breve ci raggiungerà, sta arrivando, ci raggiungerà Susanna Camusso, che con il ministro si confronterà. E sei anche con noi Giancarlo Loquenzi, giornalista che conduce Bianco e Nero a Radio 1 Rai. Buonasera. Buonasera, alle 18 su Radio 1. In collegamento quello che alla fine diventa l'uomo del giorno, perché ha fatto un sondaggio che molto ha fatto discutere sul consenso e il gradimento di Matteo Renzi. Oggi con noi di questo parlerà, ma anche di altro, Nando Pagnoncelli. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. E in una serata in cui verranno trattati molti, davvero molti temi con ospiti autorevoli, ci raggiungerà il regista Ken Loach, che molti di voi conosceranno, un regista inglese molto importante, ha descritto minuziosamente l'epoca della Thatcher, gli chiederemo se è vero che Renzi assomiglia alla Thatcher oppure no. Giuliano Ferrara, Stefano Rodotà, con loro parleremo di politica in due interviste che vedrete. Pier Camillo Davigo, tanto più oggi che avete sentito dai TG le notizie che arrivano da Roma su un rinnovato con dubbio tra la politica e la criminalità. Ma poi Luigi Abete ci parlerà delle banche, di cosa ci sta succedendo, Matteo Richetti, Alessandro Sallusti, Paola Pinna, allontanata dal Movimento 5 Stelle, Aldo Cazzullo. Insomma, una serata piena, e quindi partiamo distendendo i nervi con l'Abracadabra Baby di Emanuela Giovannini. Stai guardando male, non ti fidi? Queste le hai fatte tu? Sono venute bene. Ma finiamo in TV. Non fai un sorriso? Come ti chiami? Io Francesca. E io Chiara. Giulio. Simone. Andrea. Quanti anni hai? 10. 6 e mezzo. Io 5. Alle 2 5 e mezzo. Di chi era la torta? Tua? Quanti anni hai fatto? Che cosa hai fatto oggi? Un po' l'idraulico, un po' il cassiere. In cucina, come te la cavi? Insomma. Tutti mi dicono di sì, ma per me no. Il vostro piatto forte? Le penne. Le? Pennette. Io so fare maggiormente la margherita. Con in acqua di lievito. Acqua e lievito e farina. E farina. Si mischiano. Poi? E si mischiano. Sì. Poi? Prendiamo il pastarello. Cos'è il pastarello? È quello che fai così. Ah, il pastarello si chiama. Ci sono delle cose che non vi piacciono? Le persone arrabbiate. Arrabbiate così. Di solito quando sono arrabbiate parlano al telefono. Come mai sono arrabbiate? Vogliono qualcosa, ma perdono la cosa che avevano già e non guadagnano nemmeno la cosa che volevano prendere. Sentite mai qualcuno che si lamenta? Le tasse da pagare. Alla città. Che cos'era? No, la mosca. Mamma alcune volte. Di che cosa si lamenta mamma? Delle bollette. Per il gas. Per l'acqua. E se non la paghi ti aumenta. No, ti tolgono la luce. Quali sono secondo voi i problemi dell'Italia? Non si trova più lavoro. Bisognerebbe andare all'estero. La politica. I politici, a cosa servono? A niente. No, non servono a questo, no. Però non governano bene. Ti viene in mente il nome, non so, di un politico che hai sentito? Renzi e Berlusconi. Cosa sapete di Renzi? Che sta cercando di migliorare l'Italia. È stato eletto senza le votazioni. E come ha fatto? L'hanno messo... L'hanno votato io. Quelli del... E Beppe Grillo? C'è capelli grigi e ciccione. Grillo è il capo di un movimento. 5 Stelle? Lo vedo sempre sui palchi. Prende e urla a squarciagola. Fa un po' il pazzo. Proprio in questi giorni alcuni del suo movimento sono andati davanti casa sua. Davvero? In senso negativo o positivo? Dice che è un po' stanchino. Perché lavora troppo. Perché lui sta cercando anche lui di migliorare l'Italia, però... Non è che ci è riuscito, quindi non ce la fa più. Nessuno gli dà retta.
Che cosa vedi al telegiornale? Ci sono un pochino di guerre in Ucraina. In Egitto già sono passato. E in Italia però non c'è la guerra? No, c'è passata quando tu non eri nata. Ah, e quando c'era la guerra qui? Nel 2012. Nel 2012? Allora, ecco, è arrivata Susanna Camusso, prego, benvenuta Susanna Camusso, così la salutiamo. Buonasera. Buonasera, si accomoda vicino al ministro Alfano. Buonasera, ministro. Pochi secondi e arriva Maurizio Crozza. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and love and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. Below 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. Fino alla settimana scorsa un problema di Roma era la panda di Marino. 37 persone arrestate a Roma per mafia, 100 indagati, tra cui l'ex sindaco Alemanno, consiglieri comunali, regionali, dirigenti del comune. Che ti devo dire? Mi sto affezionando a Roma. Mi sento come a casa nella mia Palermo. Forse a Roma ci sono un poco più di mafiosi, ma per il resto è uguale a uguale. Che bello che è. Alemanno però un po' se lo sentiva. 2 settimane fa era nelle periferie dalla parte dei poliziotti. Ecco, diciamo che dalla parte dei poliziotti c'è rimasto. Leggermente un po' più circondato. L'operazione dei carabinieri di questa mattina l'hanno chiamata Mondo di Mezzo. Beh, sì, quanti ne hanno arrestati, l'avrei chiamata Mezzo Mondo. Comunque, quanto sei bella Roma col cupolone, non ti sei accorta che sotto c'era una cupola più grossa? Bravi carabinieri, hanno voluto fare un omaggio a Michelangelo, rinvio a giudizio universale, da un affresco a tutto il fresco. Vedete, sa. 37 persone su 3 milioni di abitanti è una perdita fisiologica, però questo era il nostro momento. Abbiamo aspettato che il Presidente della Repubblica annunciasse le dimissioni e siamo arrivati noi. È un fatto di rispetto, faceva parte della trattativa, avevamo già previsto la staffetta. Tra l'altro è l'unica staffetta senza passaggio di testimoni. Era una battuta sportiva, tanto per sdrammatizzare. Ora, per il Quirinale, io personalmente sono d'accordo con Renzi. Riccardo Muti è perfetto. Agevola il dialogo. Io ce l'ho sempre detto alle istituzioni. Muti! Tutti muti vi vogliamo. Ma chi c'è lì? Angelino? Alfano? Ciao Angelino! Ciao Giova! A me mi piace Angelino! È bravo Angelino! Manda la polizia contro gli operai della Thyssen. Thyssen è bravo, perché quelli sono pericolosi. Quelli e la Camusso. Perché ha ragione Renzi. Il vero problema di questo paese è l'articolo 18. Avanti così, ragazzi, cambiamo verso.
Io adesso, se mi permettete, vorrei mostrarvi un esempio teatrale di trasformismo estremo. E sono diventato totalmente un'altra persona. Che figata! Ciao Floris! Hai visto? Sono passato dal padrino al papino. Così, solo togliendomi quattro pelucchi da sotto il naso. Anzi, già che ci sono qui, ne approfitto per dire a Massimo Cacciari e a tutti gli altri anziani presenti in studio che il mio nuovo programma elettorale è totalmente rivolto a loro. Prevede l'implantologia dentale gratis, cataratta senza ticket, femori nelle edicole per tutti e cofano in mogano a domicilio senza spese. Avete capito bene? Senza spese. E ai primi 100 defunti, cappella di famiglia in marmo, stile dorico, già condonata. Giova. Ciao Giova, cosa vuoi che ti dica Giova? Ormai la realtà supera la fantasia. Se tu pensi che un mese fa l'ISIS ha annunciato che sarebbe arrivata a Roma, si sono fatti fottere per un soffio. Ricapitoliamo. A Roma c'è la mafia. Berlusconi fa i comizi rivolti all'elettorato di Medicina 33 e Napolitano ci sta abbandonando. Potrebbe mai andare peggio? Ma la butto lì. Eleggere Presidente della Repubblica Giuliano Amato? Potrebbe funzionare. Guarda che Giuliano Amato è forte, Giova, non ridere. Guarda che nella fiducia degli italiani, al momento, Giuliano Amato arriva un attimo dopo il vaccino anti-influenzale. Ma proprio lì se la gioca, sul filo di mano. Piuttosto che avere amato presidente, ci sono italiani disposti a tenersi la febbre per 7 anni. A proposito di gradimento, dunque, secondo un sondaggio di Pagnoncelli, il leader che sta crescendo di più nel gradimento degli italiani è Matteo Salvini. Ieri in un'intervista Salvini ha chiesto scusa al Sud, ha detto sui meridionali mi sono sbagliato, invece i meridionali di lui ci hanno sempre visto giusto, gli è stato subito sui coglioni da subito. E per un Salvini che sale, attenzione perché c'è un Renzi che scende, il gradimento di Renzi sta crollando, pare, secondo Nandio Pagnoncelli, che sia sceso al 49%. Buonasera Floris, dov'è quel simpatico signore sondaggista famoso per inventarsi numeri a cazzo? No, perché ho qui il risultato del suo ultimo sondaggino del lavoro di fantasia, perché qui dice che io sarei calato nel gradimento degli italiani al 49%, non arriverei più nemmeno al 50%. Piace tanto, tantissimo, 49. Non funziona, non è possibile. Pagnoncelli però è bravo. Perché uno così bravo come Pagnoncelli si ostina a stare nella TV italiana? Perché non va a fare i sondaggi in Albania su Agon Channel insieme a Pupo e alla Costa Magna? Scusate, una telefonata. Artini, ciao, dimmi. No, scusa, ora non posso, sono microfonato. Vedi Artini, è così che funziona. Se sei microfonato e ti telefonano, non parli, butti giù. Non è che metti il viva voce, capito Artini? Che simpatico Artini, non capisce una mazza di niente. Fin dalle medie. Sai che forse ci aveva ragione Grillo? Sì, sì, 49%, 49%. La copertina di Maurizio Crozza. Noi cominciamo col presentarvi Giuliano Ferrara, buonasera, direttore del Foglio. Benvenuto. Ciao. Ferrara, secondo te quando avremo un nuovo Presidente della Repubblica? Alla quarta votazione direi, no?
E da gennaio si inizierà a parlarne? Sì, a gennaio, la quarta votazione, dico, da quando fisseranno la data della sessione parlamentare. Sai già chi sarà nella tua mente? No, uno che non si intromette troppo nella politica e al tempo stesso uno con una figura un po' indipendente da Renzi e dal renzismo. Hai un nome in mente? No, mi va bene Gentiloni, Bersani, ce ne sono tanti, da Pinotti. Parleremo di tutto questo con Giuliano Ferrara e tornerà a trovarci tra un po'. Sì. Una domanda, questa inchiesta di Roma è pesante, sono stati... Sì, però è cronaca nera, sempre gli stessi ladruncoli, gli appalti, i capi di gabinetto. Quello era il capo del NAR, era roba forte, Banda della Magliana, sono brutti ambienti. La Banda della Magliana è finita 50 anni fa, 30 anni fa. Quando speriamo. Speriamo. Ne parliamo subito dopo e noi iniziamo invece da Renzi, il renzismo. Simone Carolei, grazie. Giuliano, ci vediamo più tardi. Grazie. Siamo contenti, credo che Catania e la Pescheria l'aspetti. Io tifo per Matteo. Arriva Renzi, siamo pure. Cazzo, stiamo morendo la fame, arriva Renzi. Qualcuno vorrebbe tenerci chiusi nei palazzi, ma io continuo a girare come una trottola l'Italia perché continuo a pensare che ci siano tanti problemi, ma ci sono anche tantissime realtà che vengono definite d'eccellenza. Speriamo che lui qualcosa per Catania la sa fare pure. Speriamo che ci aiuti. C'è un tasso di disoccupazione bestiale. Quei ragazzini lì, che vendono prezzemolo. Ragazzini, per aiutare la famiglia. Pensionati non sta dando niente. Sta fanno più di tassi, di sì, di Berlusconi, c'è di cose. Allora teniamo a Salvini, che è meglio di Renzi. Io voto Salvini ora, quest'anno voto Salvini. Buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Il lavoro deve mettere. Siamo tutti disoccupati. Intanto hai il coraggio. Col tempo riuscirà a raggiungere gli obiettivi. Allora, Susanna Camusso, vuole dire al ministro Alfano perché il governo di cui fa parte, dal suo punto di vista, è un brutto governo? Su brutto è un concetto estetico, non vorrei esagerare. È un governo che non fa le cose che servono. È un governo che non coglie che la grande emergenza di questo paese oggi è il lavoro. E che il lavoro è quello che determina poi la qualità dello sviluppo, delle scelte che si fanno. Invece lo svalorizza, gli toglie i diritti. Continua a rinviare il momento in cui invertiamo davvero la disoccupazione in questo paese. Alfano, svalorizzate il lavoro invece di rilanciarlo. No, invece di parlare di come cambiare l'Italia, facciamo le leggi che la cambiano. Lo statuto dei lavoratori che noi stiamo cambiando serve a creare più occupazione. Io sono nato nell'ottobre del 1970, questo statuto dei lavoratori, compreso l'articolo 18, è del maggio del 1970, cioè è stato approvato 5 mesi prima che io nascessi, quando non c'era l'euro, le relazioni industriali erano differenti, quando c'era un'Italia completamente diversa. Allora noi, di fronte a questa disoccupazione dilagante, di fronte a un sud che piange per la povertà di lavoro, ci teniamo le vecchie regole? No, cambiamo le regole e non ci fermiamo lì. Nel frattempo facciamo le altre riforme, investiamo in infrastrutture, cambiamo la giustizia, semplifichiamo le procedure punto della giustizia volta. Civile. Lo facciamo tutto quello che serve. Dal 1970. Non vorrei essere rispettosa, ma quindi lei si definisce vecchio, perché ha appena definito un suo coetaneo no, vecchio. No, guardi, io quindi... sono del 1970, mi giudichi lei, ovviamente lei è una signora e quindi non le chiedo gli anni, però io sono del 70. Lo trovo gentile da parte sua, no, ma appunto. Appena lei ha definito che una cosa del 70 è vecchio. È che è più grande.
grande di me. Vorrei dirle che le regole del lavoro in tanti paesi europei che pigliamo sempre ad esempio sono precedenti al 70, eppure funzionano bene. Ma al di là della polemica del vecchio va cancellato e il nuovo non si sa cos'è, ci date una ragione, una, che possa dimostrare che togliere un diritto dei lavoratori aumenterà l'occupazione? Una ragione. Posso, Floris? Ci sono tanti imprenditori che hanno 14 dipendenti e quasi tutti, credo, sanno che a 15 dipendenti, appena scatta il quindicesimo, comincia il vigore dell'articolo 18, che completa un sistema di rapporto tra imprenditore e lavoratore che rende quasi non licenziabile più il lavoratore, anche se fannullone. Bene. Tanti imprenditori che sono a 13 o 14 dipendenti e che pensano di poter crescere non passano al quindicesimo, al sedicesimo, al diciottesimo, diciassettesimo o ventesimo dipendente perché temono di entrare in una giungla normativa. Lei mi sta dicendo non che solo, gli imprenditori italiani solo, rinunciano al guadagno no, e alla possibile rinunciano, crescita? Sì, glielo dico, e rinunciano anche alle Infatti assunzioni. Infatti la dimensione media dell'impresa La scorsa settimana ho avuto modo di parlare, come spesso accade, con degli imprenditori e specificamente a due mi riferisco. Uno del settore delle carni e uno del settore alberghiero. Quello delle carni gli hanno trovato più volte, non una sola volta, reiterato, uno che rubava la carne là dentro, un dipendente che rubava la carne là dentro e i magistrati l'hanno obbligato al reintegro. E l'altro, l'imprenditore alberghiero, Stabilito che non rubava. Sì, no, hanno stabilito che nel frattempo meritava il reintegro. Poi ma magari le dico anche il nome dopo, per se sarò autorizzato lo potete pure invitare in trasmissione. A un altro hanno obbligato al reintegro uno che era stato dimostrato che clonasse la carta di credito con i clienti lì al desk della reception, clonava la carta di credito dei clienti e gli è stato obbligato il reintegro. Ed il punto qual è? Il punto è, di fronte alla prova provata che tutto va male nel mercato del lavoro e che non c'è occupazione, ma almeno proviamo a cambiare, cioè cambiamo le regole e vediamo se con le nuove regole produciamo nuova occupazione. Tanto siamo a un livello terribile, cambiando le regole non può peggiorare, può solo migliorare. Professor Cacciari, lei che ne pensa? Penso che è semplicemente ridicolo pensare che l'articolo 18 c'entri qualcosa con il problema dell'occupazione, con il problema della ripresa industriale. Può essere cambiato lo statuto dei lavoratori, ma è evidente che può essere cambiato. Ma gli esempi che prima venivano portati io non li conosco, ne conosco altri 100.000, perché ho seguito 100.000 situazioni di crisi industriale nel Veneto, nel Nord-Est, nei punti di maggiore sviluppo di questo paese e non ho trovato nessun industriale serio che mi dicesse che l'articolo 18 era quello che impediva gli investimenti, che portava alla deindustrializzazione, alla delocalizzazione, eccetera. Non ho trovato mezzo che dicesse questo, perché i problemi, come Alfano sa benissimo, sono ben altri. È il regime fiscale, è l'IRAP, è la questione delle politiche industriali assenti in questo paese, eccetera, eccetera. Allora, i casi precedenti 18, vuol dire professore? Che il giudice ha stabilito che quello non aveva rubato, che quello non aveva falsificato le carte di credito, perché altrimenti sulla base di reati di quel genere, oggi, come ieri, chiunque nel pubblico impiego o nelle fabbriche viene licenziato. Lo si sa benissimo, quindi il giudice ha stabilito allora, che questi non avevano commesso quel reato. Alfano, perché le regole, e Alfano dovrebbe conoscerle, sono che se uno ruba viene licenziato, sia un impiegato del pubblico impiego, sia un impiegato privato. Dico al professor Cacciari che siccome lui ha trovato 100.000 crisi in cui i problemi 100.000. Sono altri. Sì, l'ho capito, ho sentito, non c'è bisogno me lo assolutamente dico. Altri. Beh, benissimo. E non vorrei che il professor Cacciari fosse ammalato anche lui di benaltrismo, quindi il problema è sempre ben altro rispetto a ciò di cui si discute. Ma no, ben altro, ma certo che è ben altro il problema è nel regime fiscale, il problema è l'assenza di politiche industriali, lo sapeva anche Renzi, che non aveva mai tirato fuori l'articolo 18 prima del governo. Ma adesso dai, dobbiamo scherzare con l'articolo 18, basta con questa storia dell'articolo 18, fate le riforme che dite di fare, bene, applaudo. Ma smettetelo con l'articolo 18. Senta professore, non so se è venuto particolarmente arrabbiato in trasmissione. Io sto dicendo stiamo facendo la riforma dell'articolo 18 e lo stiamo facendo dopo 12 anni dal primo tentativo che avevamo posto in campo
quando eravamo al governo di centrodestra. E noi stiamo realizzando un grande obiettivo di centrodestra con questo governo. È chiaro che contemporaneamente ne abbiamo realizzati degli altri. Sarà entusiasta chi dice che il governo di sinistra. Questo è un punto di snodo, Ministro, perché in effetti lei ha detto che è la finanziaria di centrodestra che non sono mai riuscita a fare. Scusi, posto che non perdo il filo del discorso, quindi posso proseguire, ma se si sommano le interruzioni di Cacciari a quelle di Floris non ne usciamo lì. Mi faccia almeno soggetto predicato e complemento, fatemi arrivare. Allora. Noi abbiamo fatto questa riforma dell'articolo 18 che renderà più liberi gli imprenditori di assumere e non di licenziare e contemporaneamente abbiamo scorporato l'IRAP dal costo del lavoro. Abbiamo fatto una norma in questa legge di stabilità che prevede zero tasse per le nuove assunzioni. Ora ne parliamo. Stiamo riformando la burocrazia. Allora, sono tutte cose che superano l'obiezione del benaltrismo, cioè a chi dice sempre che si deve parlare di un'altra cosa rispetto ora a quella parliamo di cui anche si parla. Quell'altro. Noi rispondiamo che le stiamo facendo una ad una. Camusso, le stiamo professore, facendo aspetti tutte. Un secondo perché volevo sentire a Susanna Camusso. Alfano. Ma le facciamo, ora ne parliamo, professore. Passiamo tutti, parlo con la Camusso. Susanna Camusso, bisognava aspettare il PD al 40% per avere una manovra di centrodestra. Beh, questa è l'affermazione che fa il ministro Alfano, devo dire non smentito, sono alcuni giorni che il ministro lo dice e nessuno lo smentisce. È difficile da smentire. Mi desta qualche preoccupazione, dopodiché continua a essere una manovra assolutamente non condivisibile in cui non affrontate il cuore del problema di questo paese. Come lo si crea lavoro? Siete così sicuri che distribuire dei soldi a pioggia serva ad affrontare le politiche industriali? Un provvedimento che costava meno, che abbatte il costo dell'energia del 30%, era molto più utile per consolidare il nostro sistema industriale e determinare occupazione. E perché distribuire soldi a pioggia cosa sono, gli 80 euro? No, distribuire soldi a pioggia è la riduzione dell'Iraq, peraltro con una strana sorte di questa giornata la Corte dei Conti oggi documenta che c'è un'evasione esattamente equivalente alla restituzione che il governo fa dell'IRAP. È un caso ovviamente. Se non ho capito male, il segretario Camusso contesta la diminuzione dell'IRAP e se non ricordo male il segretario Camusso propone la introduzione della patrimoniale, certo. Cioè è ovvio che una sinistra a guida CGL, guida ideale, intendo dire culturale, era destinata a perdere ed una sinistra che abbassa le tasse, che scorpora il costo del lavoro dell'IRAP e dice che le tasse che perde il paese, vince. Perde il paese quando l'81% è solo IRPEF dei lavoratori dipendenti. Allora, nel momento in cui abbiamo abbassato le tasse, Professor Cacciari, aspetti un secondo. Finisce il concetto. Nel momento in cui abbiamo mi aiuti nel mio lavoro. Vai. Allora, professor Cacciari, adesso il ministro Alfano stava spiegando che una sinistra che si oppone alle tasse che scendono è una sinistra destinata a perdere, mentre lui ha trovato certamente ha ragione. Allora, ma certamente ha ragione, ma qui non ci si sta opponendo alle tasse che scendono, le tasse non sono scese. Sono scese oggi sui giornali. Le tasse sulla casa sono raddoppiate nel giro degli ultimi anni. Ma vogliamo scherzare? Ma se noi... Risposta di Alfano, prego. No, ma è molto semplice. Chiedetelo ai milioni di cittadini italiani che hanno preso gli 80 euro e a coloro i quali hanno avuto tagliati i servizi. Perché coloro i quali hanno avuto tagliati i servizi non ci sono stati tagli dei servizi, mentre abbiamo tagliato la spesa pubblica, cioè altra cosa di centrodestra che abbiamo realizzato. Abbiamo fatto una cosa tipica del centrodestra, allora, cioè abbiamo diminuito le tasse e tagliato la spesa pubblica. Guardate con quanta tranquillità questo collega. Secondo lei è solo quello dello Stato che viene fatelo vedere, Cacciari, però se no
si sentono delle voci da fuori. Infatti, e dentro ci mettete anche il tasso locale. Adesso abbassiamo tutto e parla Loquenzi e ci dice che idea si è fatta. Mi sono fatto un sacco di idee perché abbiamo messo talmente tante questioni. C'è poi Cacciati che le continua a mettere anche mentre parliamo. Abbiamo messo talmente tante questioni sul tavolo che ci sarebbe da dire molto. Io, per esempio, contro la Camusso, da dire una cosa. Io non credo che esista in un mondo che cambia sotto ogni punto di vista ci siano diritti intoccabili. Anche i diritti evolvono, anche i diritti cambiano, cambia tutto, cambia la nostra vita, cambiano tutte le nostre prospettive, anche i diritti possono cambiare. Non ho detto che i diritti sono una sorta di icona intoccabile che non può essere modificata in nessun modo. Io credo che ci possano essere dei diritti, come il diritto dell'articolo 18, che possa essere messo in discussione, possa eventualmente essere diluito per trasmettere a chi non ha lavoro un po' più di diritto di averlo. Non c'è mai un diritto perché i precari, che possa cambiare, quelli che non hanno nessuna tutela, quelli che l'articolo 18 se lo sono sognato tutta la vita come un articolo 1 o qualsiasi articolo, perché sono privi di qualsiasi articolo. Allora, vedendo quelli che adesso sono almeno protetti dall'articolo 18, vedono che loro rinunciano a una piccola porzione dei loro diritti per allargare un po' la platea di chi ne ha un po'. Quindi questo ha senso. Quindi anche il diritto può essere in qualche modo. Siete tutti uguali, ora anche lei li ha preso un attimo. No, sto cercando di farmi sentire. Se sentite, no... guardate che c'è Cacciari che sta parlando. Non c'è un diritto perenne, eterno, no? C'è anche diritti cambiati. Aspettate, un altro esempio. In Germania hanno l'unico diritto che è riuscito a tirare fuori l'articolo 18, cioè la libertà dei lavoratori. Mi fa un altro esempio di libertà violata perché è cambiato il mondo? Qual è l'altro esempio? Qual è? Intanto stiamo parlando di questo. Siccome lei ha cominciato dicendo lei ha cominciato dicendo che non si può cominciare a fare politica colpendo un diritto. L'articolo 18 evolve. Ha detto i diritti evolvono. Io le chiedo un esempio. Perché sennò sembra sempre che noi siamo quelli contro il cambiamento, ma l'unico cambiamento che si vuole è quello che il lavoratore sia meno libero nel luogo di lavoro. Si chiama servitù, non si tratta di essere meno libero. Sentiamo Alfano, non è la modernità. Sentiamo Alfano e poi Cacciari. Ritorno all'Ottocento. Professor Cacciari, io supererei la questione dell'articolo 18, perché il punto è perché è stato scelto l'articolo 18. Su questo ci può aiutare? Ma non lo so, per me è rimasto, era e rimane un mistero perché Renzi abbia scelto di fare e di alzare questa bandiera totalmente ideologica, il cui effetto sul mercato del lavoro e occupazione è meno che niente, sarà meno che niente, i fattori sono altri, se riducono l'IRAP bene, certo, l'IRAP sarà un fatto positivo se si riesce a ridurre l'IRAP significativamente, eccetera, sono altre cose. Gli incentivi da dare alle imprese, su questo sono d'accordo con la Camuffo, erano da pensare diversamente, perché la mia esperienza, che naturalmente non è paragonabile a quella di Alfano, sta che molte fabbriche, ad esempio nella chimica, nell'alluminio, hanno chiuso per il costo dell'energia e non certo per l'articolo 18. Quindi certamente la manovra dal punto di vista delle politiche industriali poteva essere fatta molto diversamente, molto più efficacemente, se viene fatta bene, applaudo, mi va bene, ma è chiaro che il perché Renzi abbia innalzato questa bandiera totalmente ideologica e certamente di centrodestra mi sfugge completamente, non le so dare una risposta. Nando Pagnoncelli, noi con Nando Pagnoncelli successivamente andremo a vedere i contenuti di un sondaggio che abbiamo chiesto proprio sulle leadership. Io le chiedo prima, ci dice come si stanno muovendo il consenso attorno alle due figure del momento, Matteo Renzi e Matteo Salvini, nel tempo come è cambiato? Ma nel caso del Presidente del Consiglio osserviamo, l'abbiamo visto anche nelle settimane scorse, un calo progressivo da ricondurre in generale alla situazione complessiva dell'economia del nostro Paese che sta preoccupando molto gli italiani. Se guardiamo il cartello 1 vediamo appunto questo andamento. E come già ho avuto modo di dire, il dato di giugno è un dato influenzato dal risultato elettorale e poi vedete un calo progressivo e tra ottobre e novembre c'è stato un calo di 5 punti. Sono soprattutto le persone più esposte alla crisi che in questo momento ritirano la fiducia, sospendono giudizio. Matteo Salvini. Matteo Salvini lo vediamo col cartello 2, ha un andamento diverso, ha un livello di consenso più basso rispetto a quello del Presidente del Consiglio, però vedete è crescente perché parte da un 16% di marzo e praticamente è raddoppiato nel mese di novembre. Allora, Angelino Alfano, se sale Matteo Salvini che è di destra e scende Matteo Renzi che è di sinistra, lei è contento? No, io valuto che chi governa maneggia materiale scomodo, che è quello delle riforme, quello delle scelte, perché ogni scelta implica una negazione. Se dici un sì,
contemporaneamente implica un no. E questo produce evidentemente un'erosione, ma Renzi mi pare che si muova su livelli molto alti, perché stiamo parlando sempre comunque della... stiamo parlando di uno che arriva a 49, mentre l'altro, pur salendo, sta a 33. Massimo Cacciari, come se lo spiega l'andamento del consenso? Beh, certamente ha ragione anche Alfano, certo, governare in una situazione così difficile certo non è molto, molto pagante, questo è in Italia come... come altrove, ma poi credo che crescano, soprattutto il voto in Emilia-Romagna è chiarissimo, cresce un'area di disaffezione nei confronti di Renzi, di delusione rispetto a un sacco di promesse che si fatica a mantenere e poi appunto di queste scelte che da un punto di vista di un leader socialdemocratico europeo sono incomprensibili. Al di là della questione articolo 18, Jobs Act, eccetera, eccetera, ma perché quell'atteggiamento, perché quel tono? Perché quello stile, direi, nei confronti del sindacato? Ma quale leader socialdemocratico se la prende col sindacato dalla mattina alla sera? Lei come se lo spiega? Che perché paga anche questa professor Cacciari, lei come se lo spiega questo atteggiamento? Perché lo ha? Ma se, l'unica spiegazione è razionale, ma in politica non c'è nulla di razionale, lo si sa, quindi nel mondo non c'è niente di razionale, quindi si figuri. Ma l'unica spiegazione razionale è che va in cerca dei voti del centrodestra, è evidente. L'unica spiegazione razionale può essere questa. Ma però la somma può essere negativa, perché se vado a caccia dei voti del centrodestra, ed è bene cercare anche di catturare i voti del centrodestra, ma perdo quelli della sinistra, e la somma magari il risultato io magari penso che Salvini zero. Deve ringraziare per il suo successo principalmente Matteo Renzi. Matteo Renzi fa un calcolo molto semplice ma anche molto rischioso, ha deciso di lasciare Berlusconi seduto sulle macerie del centrodestra e quindi bloccando completamente quell'area in cima alle macerie del centrodestra, quindi legittimandolo, tenendolo lì fermo e in questo modo costringendolo, diciamo, a non far nascere niente di nuovo, a spargere sale su quei territori, e Salvini ha praterie sconfinate in cui mettere in campo tutte le sue risorse, anche quelle più populiste, anche quelle più urtanti, finché non si sblocca la possibilità per un centrodestra più allargato a dare un'alternativa, diciamo, al renzismo, al partito della nazione che vuole Renzi, quello finché non si blocca, la domanda da fare a Fano è se c'è uno spazio o no adesso tra Renzi e Salvini. Ora glielo domandiamo insieme a altre due cose sui fatti di oggi. Susanna Camusso. Io ogni tanto mi domando se potremmo discutere del Paese, perché la sensazione è che ci siano due dibattiti paralleli in questo Paese. Uno è quello della condizione reale delle persone e dei problemi che affronta, un altro che è lo scacchiere di quali un per cento muovi dentro una cosa che ha un effetto divisivo nel Paese. La preoccupazione per la crescita della Lega non è tanto chi è il nuovo leader del centrodestra, che è un problema del centrodestra, è che si sta producendo una politica di separazione violenta del Paese. Il Renzi sta facendo esattamente per un altro verso la stessa cosa. Come esce dalla crisi un paese che continua a venir diviso? Credo che sia questa la domanda che bisognerebbe farsi. Ora di questo parleremo soprattutto nel prosieguo della puntata. Non posso non farle una domanda come ministro degli interni. Guardi oggi i fatti di Roma, no? I arresti, 100 persone indagate tra tutto. C'è un piccolo filmato che è stato diffuso dai carabinieri che fa vedere quanto è basso il livello dell'ambiente che era a Roma contiguo in qualche modo alla politica. Ve lo faccio vedere, sono pochi secondi. È un estorsore al telefono che chiede uno che va a recuperare il credito, guardate. Alla 10 mi fa chiedere, alla 10 mattina, non sgarebbe, alla 10 mattina. No, non capisci bene, se io ti dai la gola, alla 10 mattina portami i soldi, se io ti ammazzo te tutti i tuoi figli, pezzo di merda. Allora, Angelino Alfano, lei da Ministro degli Interni probabilmente sa cose che noi non sappiamo. Ci dice qual è la portata di questi fatti di Roma? Innanzitutto io ho grande stima e considerazione nei confronti del Procuratore della Repubblica di Roma, che ha calcato le scene più difficili della situazione giudiziaria nazionale, mi riferisco Palermo, Reggio Calabria, quindi è una persona di grande spessore e di grande competenza e anche di grande equilibrio. Per cui io sono convinto della solidità di questa indagine. È chiaro che per qualcuno che ho modo di conoscere come Alemanno, spero, davvero mi auguro che riesca a dimostrare la propria innocenza. Ha sentito Alemanno lei? No, non l'ho sentito. Mi auguro davvero che riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti come ha dichiarato. La cosa reale, se l'inchiesta come io penso nel suo insieme è fondata,
è che ci sono dei cialtroni che non smettono di rubare. E allora è inutile che noi facciamo le leggi anticorruzione se non cambia un costume. Non si ruba, ma non perché lo dice un comandamento della Chiesa Cattolica, perché non si deve rubare. Allora, il punto fondamentale è... E colgo questo per agganciarmi a un tema di attualità. Con sì. tutte queste municipalizzate si mangia troppo e si producono pochi servizi. Occorre chiudere queste municipalizzate riducendole al minimo. Ci sono 8.000 e oltre municipalizzate in Italia. Camusso che diventano luoghi di puro clientelismo, di spreco e spesso di corruzione. Susanna Camusso. Possiamo fare una legge sugli appalti trasparente invece di voler chiudere i servizi ai cittadini? Ma che possiamo senso? Per una volta andare dove c'è il potere? Ma perché? Invece ce la pigliamo sempre con quello che arriva al cittadino. Camusso, no. Allora, ricerca, i comuni scusi, italiani, in grande parte, alla ricerca per un istante, in ragione delle risorse che gli arrivano alla ricerca per un istante, di unità sul tema dell'anticorruzione. Ma perché mette la legge sugli appalti trasparenti e altri in competizione con altri? Non bisogna rubare no, a prescindere. Non è che c'è una gara tra una legge e un'altra. Ma non è che se le municipalizzate municipalizzano, esatto. I servizi vengono per forza meno, anzi forse funzionano meglio. Ci avete illuso sull'acqua libera, con il referendum sull'acqua libera le bollette stanno schizzando dappertutto, paghiamo il triplo perché adesso ci dicono che ci vogliono i soldi per gli investimenti. Ma lì i privati avrebbero dovuto mettere loro i soldi per gli investimenti. Adesso li mettiamo noi utenti. Quindi non è detto che i servizi municipalizzati funzionino meglio, anzi spesso il contrario. Perché tanto lei rimane con noi. Se ci aspetta dopo la pubblicità ne riparliamo. Salutiamo Loquenzi e il ministro Alfano. Grazie. Resta con noi anche il professor Cacciari. Pubblicità e poi si riparte da Salvini, ma non solo, da tutta l'Europa, come guarda a questi fatti. Pubblicità. Non siamo gli unici, Raquel Alvarez in Francia. A Lione la destra europea si è ritrovata a casa del Front National di Marine Le Pen. E per l'Italia c'è Matteo Salvini. E cos'è in comune con il Fronte Nazionale? Le politiche per un'immigrazione regolamentata, controllata e qualificata, il no all'estremismo islamico, il no alle sanzioni contro la Russia che stanno facendo danni agli imprenditori italiani e non certo russi, e una visione dell'Europa diversa, non fondata sulle banche, ma sugli uomini, sulle donne e sul lavoro. Tassa sull'abitazione 2014 1.780 euro, 10 anni prima tassa sull'abitazione 2004 1.129. Se si fa la differenza fra le due sono quasi 650 euro. Tutto sale. Io vivevo bene qualche anno fa, non lo nascondo. Riuscivo pure a risparmiare ogni mese, a mettere da parte qualcosa. Oggi è una missione impossibile. Non faccio più differenza tra la destra per la quale ho votato tanti anni e la sinistra socialista, della quale non vale la pena parlare. Sono stufo. Ho l'impressione di essere impantanato. Io che sono giovane, non vedo un futuro per me in Francia. Per qualcuno qua c'era il ritrovo dei sovversivi, del peggio, del razzismo, del populismo, della xenofobia. Secondo me invece c'è la visione di un'altra Europa, più moderna, più pulita, più sorridente. Se Bruxelles dà fiducia vuol dire che per gli italiani è una fregatura, perché questa Europa ha la missione di distruggere l'impresa, l'industria, l'agricoltura e l'economia italiana. Anche il signor Maurice vota Front National. Licenziato da poco, lavorava in questa fabbrica di cavi elettrici. L'entrata stava lì, di fronte. Di là è tutto chiuso, non si può più accedere. Tra qualche mese entreranno le ruspe. Leader mondiale in licenziamenti. 208 futuri disoccupati, ecco. All'inizio c'erano 2.800-3.000 operai, e poi sono cominciate le ondate di licenziamenti, 100, 300, 500 persone alla volta. E poi tutto finito. Vuole portarci a vedere il degrado del suo quartiere, alla periferia est di Lione. Mi dispiace, perché senza questa immigrazione selvaggia non avrei mai votato per il Front National. Personalmente non vedo l'ora di andarmene.
Lascia il quartiere. Lascio la provincia, la regione pure. E se in Italia ritorna in piazza Berlusconi, in Francia torna Sarkozy. Qui in Francia le differenze tra centrodestra ed estrema destra rendono impossibile un dialogo tra i due partiti. Io non mi fido assolutamente dei fascisti. È la morte della Francia votare il Front National, capisci? Poi vogliono demolire l'Europa. Sono anti-europeiste, è inammissibile. Voi siete populisti. Ma io sono orgogliosamente populista, quando non sanno cosa dirmi. Populista, sì, populista, nell'accezione semantica del termine, vicini al popolo, che usano parole semplici, per me non è un'accusa ma è un onore usare parole semplici e essere capito. Quindi c'è gente che ci mette un quarto d'ora a dire una cosa che puoi dire in 30 secondi, quindi se questo significa essere semplice, ne sono orgoglioso. Ho fatto anche una maglietta, sono un populista, così almeno mi autodenuncio a prescindere e la domanda non me la fanno. Vi si accusa di razzismo. Oui, mais on accuse de razzismo. Sì, ma si accusa di razzismo chiunque sia contro l'immigrazione. Adesso basta. Si può essere contro la politica dell'immigrazione senza essere razzista. Non si vedono teste rasate e anche i militanti della prima ora si sono adeguati al nuovo corso. Voglio sapere chi vi preferisce. Chi preferisce? Marine Le Pen o il padre? Marine, bien sûr. Marine, ovvio. Elle est plus jolie. È più carina. Elle est plus jolie. Le due. Tutti e due. È un po' questione di sangue. Allora ci hanno raggiunto e vi presento Matteo Richetti del PD. Buonasera. Buonasera. Luigi Abete, presidente della Federazione di Banca, Assicurazione e Finanza. Buonasera. Il direttore del giornale Alessandro Sallusti. E vi presento una donna di cui si è parlato molto in settimana, Paola Pinna, deputata oggi del gruppo misto fino a venerdì del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Nando Pagnoncelli, allora andiamo avanti con il nostro sondaggio. Perché Renzi piace di meno? Allora, qui ovviamente abbiamo chiesto un parere direttamente ai nostri intervistati, ma chiedendo quali sono secondo loro i motivi per i quali Renzi sta perdendo il consenso. E allora lo vediamo con il cartello numero 3. Il 39% pensa che stia calando il suo consenso perché non ha portato grandi risultati, 39%, 26% perché sebbene sia coraggioso fa riforme utili ma considerate impopolari e quindi sta calando il consenso per le conseguenze dell'applicazione delle riforme, 12% perché si concentra troppo su riforme istituzionali che apparentemente sono distanti dai problemi concreti dei cittadini e dell'economia del paese, 12% perché sta facendo politiche di destra. Faccio una domanda a cui segue, immagino una risposta brevissima, ma come fanno a dire ha concluso un granché se sta là da pochi mesi? In realtà noi sappiamo che le aspettative che sono state alimentate dal Presidente del Consiglio sono aspettative di un cambiamento profondo e rapido. Evidentemente i risultati tardano ad arrivare e quindi aumenta la delusione. L'effetto boomerang. Luigi Abete, è populista Matteo Renzi? Ma guardi, in quest'epoca, in questo secolo, direi che chi fa politica proprio per il metodo di comunicazione ha un tasso inevitabile di populismo. Ma però il tema vero è se i progetti che stanno dietro sono buoni o non sono buoni, se la semplificazione che prima diceva Salvini è una cosa utile o non utile, perché se io semplifico dicendo che devo uscire dall'Europa e che sto meglio, dico una cosa che è oggettivamente impossibile e chiaramente contraddittoria e quindi uso male il metodo di comunicazione semplificato. Se io dico che faccio una norma di riassetto del mercato del lavoro che ovviamente non trova tutti quanti d'accordo ma che in realtà fa chiarezza in una linea che non è stravolgente rispetto al passato ma è di evitare contenziosi, cause, cose di questo tipo, io penso che sia un obiettivo positivo e quindi come tale un messaggio semplificato, un messaggio che è utile. Quindi io temo che non dobbiamo fossilizzarci sul metodo, ma dobbiamo cercare di capire se siamo d'accordo o no sugli obiettivi. Se gli obiettivi sono condivisi, direi che un tasso di comunicazione semplificata fa parte del gioco, altrimenti la comunicazione tramite la televisione non arriva e quindi come tale, come giustamente è uno strumento, prima, diciamo, bisogna vedere per fare che cosa. Professor Cacciari, senta come prosegue il nostro sondaggio. Perché Salvini piace di più Pagnoncelli?
realtà piace di più, lo vediamo col cartello 4, perché in tempi di populismo vince chi urla di più, il 28% la pensa così. Il 23% apprezza o ritiene che sia apprezzabile lo stile comunicativo molto diretto e che lo sta premiando in questa fase, parla chiaro per intenderci. Il 18% perché capisce quali sono i problemi concreti del nostro paese, di che cosa ha bisogno l'Italia. E l'11% pensa che piaccia proprio perché è considerata l'unica alternativa a Renzi. Sono periodi in cui comunque il gradimento sale molto, scende molto, repentinamente nel primo caso e repentinamente nel secondo. Che cosa succederà a Renzi e a Salvini, Pagnoncelli? Allora, lo vediamo con il cartello 5, noi sappiamo appunto che molto spesso c'è una curva di popolarità che decresce 6 mesi dopo generalmente l'insediamento, 49% pensa che anche Matteo Renzi farà la stessa fine, il 46% al contrario pensa che invece sia diverso e quindi potrà durare molto più a lungo. Cioè noi abbiamo visto che Monti, Letta hanno avuto dei picchi molto forti di gradimento, ugualmente si sono sgonfiati molto velocemente da un punto, da un momento all'altro Grillo e Berlusconi. Faranno la stessa fine qua. Gli italiani mi sembra che si dividano, sia nel caso di Renzi che di quello di Salvini. Nel caso di Salvini un po' meno, lo vediamo col cartello 6, 56% pensa che sarà destinato a fare la stessa fine, ma un terzo ritiene che sia diverso e che quindi durerà più a lungo. Professor Cacciari, esiste un rischio populismo in Italia o è già un fatto che stiamo sperimentando? No, il populismo è una categoria molto generica, non ha, diciamo così, nulla di... diciamo pure scientifico, perché sono infiniti i tipi di populismo. Si poteva dire populismo Mussolini, si può dire populismo per certi versi Berlusconi, Renzi, Salvini, cioè tutto e niente. In una situazione, quello che interessa è che in una situazione di così grande crisi per il nostro paese, in una crisi europea e con governi obiettivamente deboli e incapaci di affrontare efficacemente questa crisi, e vedremo se Renzi sarà in grado, ma certamente alcuni segnali non sono molto positivi, cresce la protesta, cresce chi gestisce il disagio e semplicemente senza porsi il problema di risposte poi realistiche ed efficaci. È inevitabile che sia così, la storia ce lo insegna, insomma. Allora, laddove la situazione in che diventa modo lo socialmente fa... drammatica, crescono i cosiddetti populismi, si affermano i populismi. Ovunque è così. Ora infatti l'unico paese dove questi populismi non ci sono, dov'è al momento? La Germania, no? Perché le cose funzionano. Ora parleremo perché sia di chi governa che di chi si oppone, ma mi dica in che misura, dal suo punto di vista, Renzi gestisce il disagio senza offrire risposte. Poi sentiamo Richetti. Ma Renzi, ripeto, prendiamo gli esempi che prima si facevano per andare sul concreto, che poi interessa alla gente, come diceva la Camuffo, la nostra vita. Molto concretamente, Renzi, invece di alcune cose puramente ideologiche o quasi, vedi articolo 18, o questa ossessione di riforme costituzionali, istituzionali che vanno avanti a rallentatore, malamente, in modo abborracciato, perché non ha affrontato la questione, ad esempio, ma non è un esempio da nulla, della riforma del sistema delle partecipate, della riforma della governance locale? Perché non ha affrontato questa questioncella qui? Sono 8.000 e passa le partecipate, il 90% gestite malissimo, dove un ingresso razionale di forze imprenditoriali, eccetera, sarebbe molto opportuno. Le sembra possibile che ci siano 8.000 enti in questo paese dove c'è il sindaco, onesto o non onesto che sia, che è costretto per legge a nominare presidenti, consigli d'amministrazione, eccetera? Le sembra che sia una cosa che può funzionare? Righetti. E allora perché Renzi non ha affrontato questa questione invece di affrontare l'articolo 18? Anche dal punto di vista economico sarebbe stata infinitamente più efficace. Righetti, articolo 18 come paravento di una poca efficacia della propria azione. No, io non credo. Io credo che intanto dovremmo smetterla di nasconderci che il Paese non sta meglio di quando noi abbiamo iniziato questa esperienza di governo. E bisogna riconoscere un dato di realtà legato ad una condizione di sofferenza vera. Prima Cacciari prendeva a riferimento il dato dell'Emilia-Romagna. È troppo superficiale, come ho sentito in queste ore di analisi del voto, metterla sui problemi della regione, la disaffezione. L'altro giorno una persona, un bracciante agricolo di quelli di una volta, mi ha detto: vedi, in questa terra in cui la cooperazione e la mutualità
non sono forme giuridiche di impresa, sono un atteggiamento, cioè l'affrontare insieme i problemi, si è rotto questo. Se oggi 100 lavoratori entrano in un'azienda e gli dicono ci sono 10 esuberi, una volta la preoccupazione sarebbe stata quella di evitare gli esuberi, oggi è sperare di non essere nei 10. Cioè si è rotto un sentimento in cui le mie istanze non me le rappresento più insieme agli altri, ma metto in salvo me stesso. Se non partiamo da qui, non capiamo la profondità del malessere del paese. Io non credo che Renzi non stia facendo nulla. Possiamo disquisire della bontà dei provvedimenti e della loro efficacia. Credo anche che si debba riconoscere che nel momento in cui un governo prova a tenere insieme i tre elementi che creano lavoro, che non sono il Job Act punto, ma sono investimenti, regole chiare e finanziamenti o elementi di sostegno alle imprese. E sul tema degli investimenti, per forza Salvini sfonda una porta aperta. L'Europa non è percepita come motore, facilitatore e tutti i limiti agli investimenti sono l'elemento fondamentale. Quindi dice, non credo che non abbia fatto nulla. Ma qual governo, un governo che dal primo di gennaio, lo dico guardando con simpatia anche al segretario generale della CGIL, rende più conveniente un'assunzione a tempo indeterminato rispetto ad un'assunzione con forma precaria, un governo che, criticabile finché si vuole, ma al di là del numero dei 18 miliardi di euro, mette risorse su riduzione dell'IRAP, riduzione dell'assunzione a tempo indeterminato e la riconferma di un bonus che ha dei limiti, ma è un bonus per il lavoro dipendente entro certi redditi, io credo che stia muovendo le leve giuste. Dopodiché è il primo governo che, a differenza di quello preciso, dal mio punto di vista, utilizza una manovra espansiva, cioè mette risorse in quella che è la prima esigenza ossessiva. E cioè invece la CGIL dichiara lo sciopero generale. Perché Camusso? Io condivido il primo pezzo del ragionamento che faceva adesso Richetti, perché credo che il tema vero sia qual è la profonda divisione che è intervenuta nel Paese, che è divisione, perché quando non c'è più la possibilità di determinare visioni congiunte, si è determinata una divisione, la ragione per cui io credo che in realtà questo governo non stia affrontando questo tema è che moltiplica quelle divisioni. Faccio un esempio di una cosa positiva. 80 euro dati di restituzione fiscale ai lavoratori, scegli una fascia di reddito, non scegli la più debole, non vai verso gli incapienti dove hai la condizione di precarietà e di difficoltà maggiore, quindi indichi che in realtà il punto in cui c'è meno divisione è quello a cui ti riferisci, dove c'è la crisi e la guerra tra i poveri te ne tieni un passo indietro. Dici, dichiari, ed è un dato oggettivo, ci sono poche risorse. E allora perché non si qualificano? Perché le si distribuiscono a pioggia, avendo alle spalle, nei 4-5 governi precedenti, misure analoghe che non hanno determinato un investimento in più o un posto di lavoro in più? Allora è in questo che bisognerebbe avere la pazienza di ascoltare. Perché, secondo lei, sono questi errori? Dal suo punto di vista? Dal mio punto di vista, perché una delle decisioni è: non mi importa rimettere insieme i soggetti della rappresentanza, non mi importa ricostruire coesione, io ho un orientamento, chi ha un'opinione diversa è contro, però è la costruzione sistematica dell'amico nemico. Alessandro Sallusti. Ma io credo che però gli ultimi due governi e mezzo hanno cercato di mettere assieme i soggetti della rappresentanza, come dice lei, e il risultato è stato pessimo. Questa premessa che se qualcuno non si siede al tavolo col sindacato non può far nulla di buono è falsa nei fatti, perché sennò questo paese non sarebbe in queste condizioni. Se ogni volta che voi siete seduti al tavolo fosse stato in grado di portare un contributo decisivo, secondo me è il sindacato che sta spaccando il paese tra onesti e disonesti, creando una tensione sociale che è sull'orlo veramente di scoppiare, tra l'altro con un assunto assolutamente falso. Dice ma i disonesti sono i lavoratori autonomi perché rubano sul fisco, non pagano le tasse, mentre i dipendenti sono onesti. Primo, i dipendenti sono onesti, io sono dipendente, primo i dipendenti sono onesti perché non possono essere disonesti sulle tasse perché hanno la trattenuta alla fonte. Secondo, per un artigiano che non si fa pagare, che non fa la fattura, c'è un dipendente che accetta di dare agli artigiani i soldi in nero. Quindi questo voler dividere il paese tra
dipendenti disonesti, onesti e liberi professionisti, partite IVA, commercianti disoneste, cioè il nemico, falso, nemico è il gioco del sindacato, ma è addirittura falso. Cacciare, perché voglio dire, quantomeno c'è una complicità, una complicità nell'evasione. Ah, tra chi chiede lavoro e non ha soluzione e chi glielo dà in nero c'è una complicità o c'è una condizione di dipendenza? No, io dico, la voi prego. Avete fatto la campagna degli ultimi 15 giorni dividendo il paese tra onesti e disonesti, no, io dico che per nessuno. Un artigiano che non emette, non l'ha fatta nessuno, che per un orefice, scusato, l'ha chiusa lì. Per un orefice che dà il gioiellino senza fare lo scontrino, c'è un dipendente mediamente che accetta questo giochino, quindi quantomeno c'è una complicità. Questa cosa di dividere il paese tra onesti e disonesti è una grande falsità. Dopodiché, e chiudo, tra i vari ismi che abbiamo sentito, i populismi eccetera eccetera, beh, io direi che il sindacato appartiene pienamente al populismo, come tutti i soggetti che poi non hanno la responsabilità di dover decidere, ma semplicemente di protestare, proporre, eccetera, eccetera. Io direi che a fianco a Renzi, a Salvini e a Grillo, io ci metterei anche la Camusso, perché sì, è esattamente ora arriviamo vuole. A posso Grillo. Fare una domanda? Sì, poi sentiamo il professor Cacciari che voleva intervenire, prego. Una domanda. Lei sa quanti accordi hanno fatto decidendo e qualche volta mettendoci la faccia, avendo anche problemi con i loro rappresentanti, quanti accordi hanno fatto in questi sei anni i sindacati per tenere in piedi dubbio, pezzi no, di occupazione beh, voglio in dire, paese. Questo è il lavoro. Allora, ma anche almeno Renzi, non dica che non decidiamo. Abbiamo appena sentito almeno che anche Renzi non dica ha fatto che non delle decidiamo. Cose. No? Professor Cacciari, ci dica cosa ne pensa. Chi è che divide suo amico nemico, il sindacato? Il sindacato in tutti i paesi è tenuto il suo mestiere, no? È un mestiere di rivendicazione, di difesa del posto di lavoro, di difesa dei livelli salariali, e quindi si muove in questa logica. Laddove c'è capitalismo c'è sindacato. Sindacato e capitalismo sono due facce della stessa medaglia, no? E quindi procedono conflittualmente e necessariamente. La categoria del populismo non è in alcun modo applicabile all'azione sindacale, in nessun modo, perché il sindacato non deve governare, non deve prendere decisioni di governo, non deve fare le leggi, rivendica in difesa di interessi determinati, particolari. Questo è il suo mestiere. Se cessa di farlo, lo fa male, perde iscritti, viene sconfitto. Sallusti, se viene vuole battuto, replicare, poi vi eccetera, faccio vedere eccetera. Una cosa. Sì, quindi la categoria del populismo non c'entra nulla col sindacato, non c'entra assolutamente nulla col sindacato. Anche il problema, scusi, una battuta sola, il problema politico su cui insisto e che mi rimane misterioso è come possa non riconoscere questa funzione comunque del sindacato e cercare l'accordo col sindacato un leader socialdemocratico, cioè un leader socialdemocratico sulla faccia della terra ha come referente sempre il movimento sindacale. Questo è il punto. Io ho 100.000 motivi di polemica nei confronti del sindacato, soprattutto del sindacato del pubblico impiego. L'ho conosciuto, so quanto è corporativizzato in certi settori, so benissimo quanto è conservativo in certe cose, ma è chiaro che un leader socialdemocratico deve cercare l'accordo col sindacato se vuole, se non altro, sopravvivere. Allora, sì. Sallusti brevemente, poi vi faccio vedere una cosa. Credo che la cosa debba essere reciproca. Probabilmente il leader di un partito socialdemocratico si siederebbe volentieri a fianco di un sindacato socialdemocratico, ma di un sindacato che non solo è estremista nelle posizioni, come ha ammesso anche lei in certi casi, in merito ai temi, nel merito delle questioni, ma che svolge un ruolo politico in questo paese, perché il sospetto fondato di Renzi è che la Camusso, oltre che a difendere il sindacato, sta difendendo Bersani, Rosi Bindi, cioè sta difendendo una parte del partito. Ma adesso non avete fatto lo sciopero generale contro il governo Monti, cioè voglio dire, l'abbiamo fatto. È una roba follia. Ragazzi, avete poca memoria, si rilegga i suoi giornali. No, beh, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto uno solo, probabilmente l'abbiamo fatto. Vi faccio vedere tre cartelli che vorrei discutere con Paola Pinna. Allora, il primo, cartello 7, Berlusconi con i suoi delfini. Cosa ha fatto? No, scusate, crede sia l'8? Eccolo qua. Allora, Follini, vicepremier durante Berlusconi 2, viene fatto fuori, non entra nel 3. Casini, alleato di Berlusconi al 94, alle elezioni del 2008, correva solo. Fini, alleato storico, sappiamo come è andata a finire. Alfano, lo abbiamo avuto poco fa qua, fonda NCD a sostegno di Letta. Formigoni, esponente di spicco.
aderisce a NCD, Fitto, capolista Forza Italia alle europee, chiede le primarie, critica la linea del partito, Berlusconi pare gli abbia detto prenditi i tuoi 300.000 voti e vattene. Cartello 9, Renzi, ne hanno rottamati non pochi. No, Grillo dopo, per ultimo, Dulcis in fondo. Andiamo a Renzi, Renzi e rottamati, il cartello successivo. Se non c'è ve lo racconto a memoria. Enrico Letta, Pierluigi Bersani, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, Rosi Bindi, in poi nomi che faceva ora Alessandro Sallusti, insomma una classe dirigente in qualche modo messo da parte. E poi Grillo, cartello 8, quello che vedevamo prima, i dissidenti. Che succede? Grillo espulsi 9 esponenti dei 5 Stelle, altri 13 lasciano il movimento per protesta, regioni e comuni non si contano, dal 2012 numerose le espulsioni e le dimissioni a livello locale, almeno 10 in Emilia Romagna, poi Piemonte, Lombardia, Lazio, Sicilia, Veneto, Basilicata, Marche, e insomma così è andata a finire anche per lei, onorevole Pinna. Che esperienza ci racconta? Sì, per non parlare poi della mancata possibilità in alcune regioni di presentare le liste, come è successo in Sardegna, io vorrei ricordarlo, lì non ci sono stati espulsi, ma tanti hanno abbandonato da sé perché sono, comunque si sono resi conto che dipendevano eccessivamente dalla volontà di un leader. La mia esperienza personale, ormai penso la conoscano tutti, l'abbiano capito tutti, che è quello che è stato utilizzato per espellermi, è stato un pretesto, quello della mancata restituzione, insomma, di parte dello stipendio. La verità è che io ho espresso posizioni critiche da ormai almeno un anno e mezzo. La prima mia esposizione era stata sull'espulsione della senatrice Adele Gambaro, che aveva osato criticare la modalità di comunicazione del nostro leader. Quindi tutto parte da là. Perché aveva detto era troppo diretto, diciamo. Si diretto esprime male. Comunque ed era utilizzava anche delle categorie linguistiche poco gradevoli. Mi racconta che succede quando uno dice qualcosa che non va nel mondo di Beppe Grillo? Nel mondo di Beppe Grillo è come disconoscere il leader, come prendere le distanze da un certo tipo di comunicazione. Questo, insomma. Adesso lei che farà? Io per ora sono passata al gruppo misto. Allontanata dalla casa del padre. Non è che sono passata di mia volontà, mi ci hanno spedito senza neanche passare dall'assemblea. Non c'è stata alcuna votazione da parte dell'assemblea su questo mio passaggio, insomma. Io mi prenderò un po' di tempo per riprogrammare il mio lavoro, vedrò anche la differenza rispetto a come stavo all'interno del Movimento 5 Stelle, voglio capire anche come funzionano gli altri gruppi, niente, mi prenderò un po' di tempo per riflettere. Teme le critiche adesso, teme quello che diranno di lei nel suo gruppo? Ma hanno già detto di tutto. Non rimane nulla. Professor Cacciari, dal punto di vista del sistema, l'esperienza del Movimento 5 Stelle, lei come la valuta? Beh, il Movimento 5 Stelle è un tipico movimento leaderistico carismatico. Se il capo si stanca o perde colpi, si disfa il movimento. E mi sembra che siano entrati in quella fase. Cosa che non mi consola affatto, perché in una situazione così drammatica del paese, bene o male, Grillo conteneva in un'area di protesta, populistico di protesta, molto vaga, molto generica, ma conteneva. Mentre ora quell'area vasta elettorale, che contiene appunto molti motivi di anche protesta al limite, virgolette, eversiva, potrebbe esplodere. Quindi il fatto che venga meno, se viene meno traumaticamente il Movimento 5 Stelle, a me preoccupa. Non è che dica, ah, bene, prende più voti Renzi. Qualcosa di preoccupante c'è. Adesso vi chiedo di fermarci pochi minuti, poi riparteremo da tutta questa ondata che abbiamo descritto in tutta Europa, con i vari aspetti politici, possono essere di destra o populistici, come li volete definire, converge in una grande proposta che sta prendendo anche piede molto in Italia. Si chiama la flat tax, se vuol dire una tassa che tassa tutte le persone alla stessa percentuale.
un unico problema, che in questo modo si abbassano le tasse ai ricchi e invece restano pesanti quelle ai poveri. La pubblicità e dopo ripartiamo da chi la flat tax la conosce bene e vi presento un grande regista, Ken Loach. Di dare il benvenuto a una personalità molto importante, un regista cinematografico di fama internazionale, ha dedicato gran parte della sua opera cinematografica alla descrizione delle condizioni della classe operaia. Tra i film più conosciuti, Riff Raff, Piovono Pietre, ora in Italia per presentare il suo ultimo lavoro, Jimmy's Hall, vi presento Ken Loach. Buonasera. Benvenuto a Ken Loach. Grazie di essere con noi, si può accomodare qua. Yes, you can sit here if you want. Allora, lei sa che Susanna Camusso, che è il capo del sindacato dei lavoratori italiani, quello con più iscritti, ha criticato il nostro premier, ha detto si ispira alla Thatcher. Lei conosce Matteo Renzi, conosce le politiche che sta portando in Italia, è un paragone che regge? From what I've heard, that sounds very accurate. Beh, da quanto ho sentito sembra piuttosto appropriato. Forse Tony Blair è il paragone più simile. Direi che lo scopo delle loro politiche fosse quello di ridurre la forza delle persone normali, di renderle più deboli, per rendere i lavoratori più facili da sfruttare. E in generale per deprimere gli standard di vita delle persone comuni. Margaret Thatcher è stata brutale. Tony Blair was too. Lo è stato anche Tony Blair. La domanda era sempre come trovare un'opposizione. E continuiamo ad avere questo problema, come creare un'opposizione di sinistra. E forse voi avete delle risposte. Alessandro Sallusti, sente Ken Loach. Sì, beh, adesso non nel merito credo che come dire, è difficile entrare, però io volevo farle una domanda. Lei è così convinto che l'Inghilterra del dopo Thatcher, la qualità della vita, il benessere sia stato peggiore dell'Inghilterra pre-Thatcher? Infinitely worse. Molto peggio. Ora ci sono persone che devono scegliere tra il tenersi al caldo e soffrire la fame, persone disabili i cui servizi e meccanismi di sostegno sono stati completamente distrutti. E perché la ricchezza è cresciuta allora del paese? Tutti i dati economici dicono che con la Thatcher la ricchezza del paese è cresciuta. È aumentata per le persone ai vertici, non per quelli in basso. L'ineguaglianza è cresciuta, è enorme. Penso lo stesso in tutta Europa. Susanna Camusso, lei che intendeva dire quando ha detto che Renzi assomiglia alla Thatcher? È una cosa precisa che la Thatcher ha costruito come altri, come Reagan, un'idea della diseguaglianza come un fattore di crescita dei paesi, con gli elementi di distorsione della ricchezza che sono stati evidenti. Ha pensato e fondato l'idea che bisognava sconfiggere le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, ha trascurato e spostato nell'attività finanziaria e terziaria, riducendo molto il peso dell'industria all'attività produttiva della Gran Bretagna, in un'illusione che la finanza sarebbe stato il grande mondo del futuro. Queste mi parlano le ragioni, quindi una politica non socialdemocratica. Ma io sono completamente in disaccordo, perché per quel poco che si è fatto, quel tanto che si è fatto, casomai dobbiamo dire il contrario. Sono in disaccordo perché pensare che la Thatcher e Tony Blair abbiano rappresentato la stessa politica vuol dire mistificare la realtà. La Thatcher ha fatto una politica, Blair è arrivato dopo e ha cercato di utilizzare alcune condizioni di questa politica per cercare di far ripartire un progetto di un certo tipo, poi uno può condividerlo o meno. E ma Renzi che sta facendo? Renzi sta esattamente facendo il contrario di quello che ha fatto la Thatcher, perché ha dato gli 80 euro ai ceti medi, perché ha cercato di creare delle condizioni di maggiore disponibilità alle piccole imprese e alle imprese con la riduzione dell'IRAP.
Adesso, diciamo, tutti gli danno addosso per questo benedetto articolo 18, che io non avrei toccato perché penso che non sia il problema del mondo, ma penso che oggi abbia fatto bene a toccarlo, perché così perlomeno togliamo questo grande alibi che nel mondo si pensa che il mondo del lavoro italiano è bloccato, cosa che non è vera, e l'articolo 18 era usato come alibi contro l'Italia e sui mercati, quindi sotto questo punto di vista è stata una buona operazione da un punto di vista di economia reale, non da un punto di vista di immagine. Certo, poi si vogliono tante altre cose e certamente io vorrei e su questo, che ci fosse un maggior coinvolgimento dei sistemi sociali dentro alla politica del governo, però devo anche dire, per dirla in italiano, che io ho fatto politica sociale quando facevo il presidente di Confindustria e abbiamo portato a casa con i sindacati grandi risultati in quegli anni che hanno retto il paese. Negli ultimi 10 anni, onestamente, questi grandi risultati non sono stati portati a casa. Quindi un taglio ci stava bene. Io penso che un taglio ci fosse. Susanna Camusso, il contrario di quello che sta facendo la Thatcher, se può, quello che fece la Thatcher, se può rispondere a Bete, poi torniamo a Ken Loach. Ma tanto vorrei dire che se il mondo pensa che l'articolo 18 sia un problema, qualcuno glielo è andato a dire. E allora certo, non è stato Renzi, voglio dire. Sicuramente non è stato il sindacato, non sono stati i lavoratori. E dopodiché è quella logica per cui, siccome quelli pensano questa cosa, peggioriamo le condizioni dei lavoratori, così siamo, Susanna, ma quale peggiori? Siamo meglio. Sì, peggioriamo le condizioni dei lavoratori, perché, come ti potrei dimostrare, in soli questi giorni alcune grandi imprese hanno già cominciato a praticare l'idea che non c'è più la tutela rispetto al licenziamento senza giustificato motivo, perché poi funziona così. Ma tu sai benissimo, non è fatto di persone tutte per bene. Tu sai benissimo che in Italia sono delle procedure che sono applicate da tutti, per cui si possono licenziare per motivi economici, purtroppo, quando sono necessari, gruppi di lavoratori, e noi ci poniamo il problema che questo è legittimo, e quando questa cosa tocca una persona per motivi economici, non per motivi di discriminazione o per motivi disciplinari, noi facciamo diventare questo il problema dei problemi. Sappiamo benissimo che non è così, perché la storia di questo paese ce l'arriviamo a Righetti per chiudere non è, tutto. Non è vero che funziona dicendo che sono ben altri problemi, perché qual è la condizione di libertà delle persone nei luoghi di lavoro? È il segno della modernità, ce lo vogliamo dire o no? Che il passaggio dalla servitù alla modernità è la libertà delle persone. Continuiamo a pensare che siano delle merci, sono dei lavoratori, delle persone. Ma come ti permetti di dire questo? Come puoi pensare di dire questo? Tu pensi che... Perché quando monetizzi... Ma cosa dici? Quando monetizzi, ma monetizzi non parli più di una persona. Ma non monetizzi nulla, cosa dici? Finora... Mi riferisco a questo testo, che no, è quello che è il Senato. No, questo testo dice una cosa diversa. Dice che i lavoratori che sono licenziati per motivi economici e che oggi prendono... All'intesa delle... Se non c'è il giusto motivo, monetizzi. Scusami, che adesso prendono all'interno delle procedure sindacali da 3 a 9 mesi di indennità, ne prenderanno con quel testo di più. Questo dice quel testo. Che possiamo monetizzare, scusa. Devo dire che la deregolamentazione delle leggi del lavoro sono state un disastro. Un disastro assoluto. E ora ci troviamo di fronte ai risultati di questo disastro. Nel mio paese le persone lavorano attraverso le agenzie, non sanno se otterranno un posto di lavoro o meno, non sanno se otterranno la paga, hanno dei contratti nei quali il datore di lavoro non garantisce alcun tipo di limite sulle ore, nessun tipo di lavoro, e comunque devono comunque avere un contratto con quel datore di lavoro. La deregolamentazione delle leggi del lavoro sono state un disastro. I sindacati devono fare qualcosa, devono lottare per riprendere il diritto delle persone, dei lavoratori, perché senza di questo ci sarà la povertà, lo sfruttamento e la disperazione. Matteo Righetti, vi voglio far vedere, questo era quello che succedeva a Occidente, ora vi faccio vedere quello che succede a Oriente, quindi le chiedo un intervento che risponderà a Paola Pinna. Possiamo ricordare che il mondo del lavoro descritto con le parole di Ken Loach è quello del lavoro interinale, dei Cococò, dei Cocopro, che il Jobac afferma fine del superamento di quelle forme di lavoro, contratto unico a tutele progressive. Me lo trovi? Primo aspetto. Secondo, ma davvero vogliamo raccontare alla generazione che è cresciuta sentendosi dire: apriti la partita IVA che ti assumo, vuol dire niente articolo 18, niente contratto, niente continuità, ma un finto lavoro autonomo, che con il Job Act e la legge di stabilità si peggiorano le cose. Camusso. Secondo aspetto, io voglio tenere unito il servizio che ci ha raccontato della Francia
con il prezioso racconto di Ken Loach. C'è un tema europeo grande come una casa. Ora le faccio vedere la Bulgaria che è ancora peggio, prego. Su questo siamo d'accordo. C'è un tema europeo grande come una casa, siamo d'accordo. Il mondo che descrive che Loach e lei è il mondo di cui voi non vi occupate, quello dei precari. Visto che siete il governo della semplificazione, a me piacerebbe che uno mi dica dove sta scritta quella cosa lì. Qui c'è scritto solo che spariscono i co-co-co, 40.000 lavoratori del pubblico impiego, punto. Gli altri milioni di precari sono ancora tutti lì e non c'è la cancellazione della loro forma di lavoro. Paola Pinna. Se vi stupite sono pronto a riprendere. Basta che dovete stupirvi. Noi proveremo a stupirla, perché oggi, l'offerta di lavoro apre del Parlamento, non è fatta dalla fantasia. Oggi quella proposta avveniva perché era più conveniente costruire condizioni di precarietà piuttosto che fornire buon lavoro, non solo in quantità ma anche di qualità. E se c'è anche solo uno in Italia che non ha assunto, la signora Susanna Camusso, perché pensava che quel vincolo sarebbe stato inscindibile, io voglio togliere anche quell'elemento di tabù. Siccome sappiamo tra l'altro che iniziamo, noi abbiamo gestito crisi e crisi aziendali insieme, sapendo che non c'era se fosse stata nei 5 Stelle problema. Cosa avrebbe pensato? Prego. Paola Pinna. Avrei pensato che quella sull'articolo 18 è una battaglia che non mi riguardava, perché non mi ha mai protetto l'articolo 18. Io ho lavorato quasi 10 anni, prima come interinale, poi come dipendente a tempo indeterminato, ma di un'azienda che aveva meno di 15 dipendenti. Quindi quando sento i sindacati dire vi dovete unire alla nostra battaglia, scendete in piazza, io non mi sento di scendere in piazza, ma non per altro, perché non mi sono mai sentita rappresentata né protetta da un sindacato. Allora io vorrei dire al sindacato, ovviamente il sindacato ha una sua funzione, è importantissimo per tutelare la dignità dei lavoratori, ma che li tuteli tutti, non soltanto una parte. Io non so se la responsabilità sia del legislatore o del sindacato che abbia deciso di garantire soltanto i diritti di una certa parte di lavoratori. Vorrei che almeno su questo iniziaste a dialogare, sindacati e politica. Camusso, che è Loach Bulgaria. Camusso. Che noi abbiamo bisogno di allargare la rappresentanza, non c'è nessun dubbio. Vorrei anche dire che la forza e la possibilità di organizzarsi è data anche dal fatto che magari se hai un contratto precario e vai al sindacato, non ti cacciano e non ti tolgono quel contratto precario. Che magari, come si dice, si determinino delle condizioni. Poi ci sono delle... Ken Loach? Capisco, sentiamo, perché per te non succede mai nulla di tutto ciò. Noi abbiamo le code agli uffici, però. Sento molta solidarietà per le vostre posizioni, ma chiaramente l'interesse di tutti i lavoratori sono gli stessi. Tutti hanno bisogno di sicurezza, tutti hanno bisogno di un reddito. L'unico modo per difendere queste cose è unirsi. Questo è il sindacato. E se i grandi sindacati vi hanno abbandonato, è colpa loro. Ma comunque voi fate parte della classe lavoratrice, dovete unirvi. E forse bisogna anche riformare i sindacati, ma dobbiamo comunque unirci, perché attraverso la solidarietà si può difendere il proprio posto di lavoro, perché non dimentichiamo che il datore di lavoro che è vorace e le loro richieste sono inesorabili, quindi i lavoratori devono unirsi, devono farlo per forza. La flat tax in Bulgaria, Paola Baruffi e Isotta Galloni, flat tax. Siamo in Bulgaria. Qui una persona su due è a rischio povertà. Per rilanciare l'economia nel 2008 hanno messo una tassa unica sui redditi delle persone e delle imprese. È al 10%. Questa è venduta? Sì, l'ho venduta oggi. A un bulgaro? Bulgaro, beh. Oggi quante ne ha vendute? Beh, credo 3 o 4. 3 o 4, buono. Oggi è sabato, non è un giorno lavorativo. Il giorno migliore è stato quello in cui ne abbiamo vendute 27. Questa costa 250.000 euro. Oh, e questa la vende ai bulgari o la vende agli stranieri? L'ho venduta a un bulgaro. Questa io non la conosco. Questa costa 160.000 euro senza IVA. Come la Ferrari? Insomma, non si può dire che gli affari vadano male e si avvantaggiano anche del fatto che le tasse sono molto basse. Questa tassa del 10% è molto positiva.
non solo per il mio business, ma per tutti in Bulgaria. In molti stati dell'Unione Europea, dove le tasse sono al 40-50% e anche più alte, troviamo uno Stato ricco che incassa molti soldi e lascia le persone in difficoltà. E qui invece? E qui tutto bene. La tassa è al 10% e quindi va da sé. Ma come sempre, dipende dai punti di vista. Le tasse sono basse, però quando si parla di tasse non ci sono solo le tasse. Uno paga le assicurazioni, paga i contributi, eccetera, eccetera. E alla fine sono attorno al 31-33% di tutto quello che hai guadagnato. Allora, non è tanto poco, non è vero che è poco. I contributi si pagano fino a 1.200 euro di stipendio. Oltre, non si versano, il che significa che i ricchi pagano poco. Il 10% effettivamente è molto basso, e quindi è molto più vantaggioso per i redditi più elevati e soprattutto per le società che vogliono investire e che, bene o male, hanno interesse ad avere una società in Bulgaria. Io non conosco meno personalmente un paese in Europa dove la tassa quella che va a finire su tutti i cittadini, che è l'imposta sul valore aggiunto più alta dell'imposta sui redditi, è abbastanza inusuale secondo me. Quindi sembra una scelta politica proprio. Tasse basse portano a bassa evasione fiscale, è vero, ma se tutti pagano poco, il risultato è che lo Stato ha pochi soldi per i servizi ai cittadini. E questo qui è il parco dove giocano i bambini? Sì. Non è messo benissimo. No, no. E poi c'è l'IVA, non come da noi che sul pane e sul latte è al 4%. Qui la paghi al 20% su tutto, anche sulle medicine. L'uva costa 7,50 leva, che io non posso permettermelo. Io al giorno guadagno, allora parliamo tutte le tasse, tutto pagato, da 40 a 60 leva al massimo. 40 leva sono 20 euro. Nadia lavora per la televisione bulgara e anche per l'Università di Sofia, ma questo non fa di lei una persona benestante. Un anziano che prende la pensione non potrebbe permettersi di comprare un ananas per 2 leva 80, un'uva per 4 leva e 20, come si vede. La vita è difficile, soprattutto per la gente vecchia. La signora Asia è stata una dirigente pubblica per tutta la vita. Ora è in pensione da 10 anni e la pensione che lo Stato le passa è di 160 euro al mese. Il riscaldamento quest'inverno in questa stanza era spento e nell'altra lo tenevo basso. Pagavo 150 euro nei mesi freddi, 100 euro al mese in autunno e primavera. Così Asia è costretta a fare altri due lavori che le portano un guadagno di 350 euro al mese. Io ho un problema dentale e non c'è nessun aiuto. Per legge, come pensionata, ho diritto a 2 carie all'anno e possono estrarti solo un dente. Privatamente l'estrazione di un dente costa 125 euro. Questa è la vita. Alessandro Sallusti, a lei piacerebbe la flat tax? È uno dei punti forti del programma di Matteo Salvini. Beh, non solo di Salvini, anche Berlusconi ha lanciato l'altro giorno la flat tax, ma direi che anche il programma di Reagan è una tassa che è in vigore in America e in molti altri paesi. È vero che è una tassa che agevola soprattutto i ricchi, ma proprio per quello è una tassa che mette in circolazione ricchezza. Cioè questo fatto che i ricchi comunque, come dire, non devono essere ricchi per principio. Se ci sono più ricchi in un paese, al netto dei mascalzoni e dei banditi, che quelli che siano ricchi o poveri ci saranno sempre, vuol dire che questo paese crescerà di più. Camusso, quindi, e finisco perché forse non è chiaro a casa, una tassa al 20% è ovvio che io oggi la pago al 40% sarei più ricco, uno che oggi già la paga al 20% sarebbe uguale. Sotto è difficile anche perché c'è la no tax area, cioè chi è tassato di meno non è che gli si alzano le tasse. Le vede abbassare il ricco, diciamo, l'altro rimane uguale. Vuol dire mettere in giro ricchezza. Diciamo, vuol dire metterla in tasca anche il ricco. Beh, poi ma se in tasca vuole, non è che uno le tiene, esatto, in tasca, poi uno pubblici. Si compra la macchina, fa la spesa, compra una casa. Usiamo i numeri. In questo paese non è che se le tiene in tasca. In questo paese sono diminuiti i redditi dei lavoratori e dei pensionati e sono aumentati la fascia della ricchezza. I consumi sono crollati
e uno dei problemi che abbiamo è la mancanza di produzione esattamente in ragione del crollo dei consumi. E perché non ci sono abbastanza ricchi? Allora, non è vero che se tu arricchisci i ricchi, questo mette in circolazione quella ricchezza. No, i ricchi, attenzione, intendiamoci sui ricchi, gli agrari non hanno problemi. Se tu arricchisci la classe media, questa classe media spenderà di più, darà più lavoro. Sentiamo il giro di tutti, sentiamo il parere di tutti, molto breve. Aperte, lei che è ricco. È un dibattito del tutto virtuale, perché data la situazione italiana, dato il debito pubblico italiano, dato il numero purtroppo di tanti pensionati che prendono pensioni minime. Non te la puoi permettere. Pensare che si possa fare una normativa di sostegno per l'Italia vuol dire immaginare qualcosa che è più improbabile che salti l'euro. Ma probabilmente Salvini... Richetti? Salvini, mentre tornava dalla Corea con Razzi, si è fermato in Bulgaria ed è stato illuminato. Ma io vorrei dire, per vent'anni ci hanno raccontato del federalismo, l'appropriatezza, si paga vicino a casa, dove si produce. Adesso siamo la tassa unica uguale dalla Valle d'Aosta. Ma non ce l'ha la Bulgaria e la Corea del Sud, ce l'ha gli Stati Uniti d'America. Ho capito, ma intanto ci sarebbe un piccolo problema. Non è generalizzata negli Stati Uniti. Pensare che in Italia paghiamo le tasse al 20% vuol dire non avere consapevolezza della situazione economica e finanziaria del paese, stanno dei conti pubblici del e anche della Costituzione, che poi ci parola la progressività Pina, con cui si contribuisce alla fiscalità generale. Dobbiamo ricominciare in un altro modo. Dobbiamo aumentare il reddito minimo, il salario minimo, affinché tutti possano vivere del loro guadagno. E poi, se le aziende dicono di non poter pagare, a quel punto dobbiamo rendere pubbliche quelle aziende e avere un'economia che cambia, che lavora per l'interesse delle persone e non soltanto nell'interesse dei benestanti, perché non possiamo ascoltare ricchi che dicono non possiamo permetterci di dare buoni salari o buoni diritti del lavoro. Bene, allora noi ci prendiamo le aziende, le gestiamo in modo democratico nell'interesse delle persone, abbiamo bisogno di un nuovo tipo di economia completamente. Allora Paola Pinna ci dice cosa ne pensa. Io la voglio ringraziare, perché io immagino che lei, come la pensa ora, la pensava un mese fa, due mesi fa. Quindi siccome per noi è la prima occasione di sentire come su questi temi la pensa un elemento di 5 Stelle, le chiedo di darci un suo giudizio sulla riforma fiscale. Sì, preferisco comunque un sistema basato sulla progressività, che abbia come principio la redistribuzione del reddito e la solidarietà. Noi ancora prima di aumentare il reddito minimo, dico al regista, dobbiamo dare un reddito minimo perché non esiste in Italia, quindi ancora prima di aumentare quello a chi ce l'ha già. Si sa che la domanda, cioè l'elasticità della domanda è più alta per i redditi bassi, quindi dare più soldi a chi ne ha tanti non necessariamente si traduce in consumi, magari va in risparmi che rimangono congelati, non si trasformano neanche in investimenti, perché abbiamo tutto un problema qua di creare un ambiente favorevole agli investimenti. Quindi secondo me quel sistema in Italia sarebbe deleterio. Grazie Paola Pinna. Allora adesso noi ospiteremo, salutiamo i nostri ospiti, E ospiteremo Piercamillo Davigo, che sapete è un giudice che contro la criminalità ha molto lavorato e su quella linea che divide la criminalità e la politica si è molto speso. Vi faccio rivedere il piccolo contributo dei carabinieri su quella che è stata oggi scoperta a Roma. Ci sono stati gli arresti. C'è un elemento che ci ha fatto ragionare su quanto brutto sia il mondo con cui era contigua parte della politica. Ve lo faccio vedere e poi Piercamillo Davigo. Grazie ai nostri ospiti e grazie Ken Loach. Guardate. Il 10 mattina, non sarebbe perché il 10 mattina. No, non capisci bene, io ti taglio la gola. Il 10 mattina portami i soldi, io ti ammazzo a te tutti i tuoi figli, pezzo di merda. Allora, ricapitoliamo. Siamo partiti con il ministro Alfano, il ministro degli interni, che si è confrontato con Susanna Camusso e con il professor Cacciari sulla sostanza profonda dell'attività di questo governo. Poi abbiamo avuto un confronto sui temi del populismo e il tema fiscale, ma in una giornata come quella di oggi ci sono molti altri elementi. Il primo è quello della criminalità, di quanto sia vicina, limitrofa alla politica dopo i fatti di Roma. Poi ci sono dei temi che sono nell'aria di politica, come ad esempio il Quirinale o come il tema più
volte toccato della solidarietà. Su questi temi sentiremo Giuliano Ferrara e Stefano Rodotà, quindi il Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, ma iniziamo con il magistrato Piercamillo Davigo. Buonasera al dottor Davigo. Buonasera. Buonasera. Prego, si accomodi. Dunque, parleremo di tante cose naturalmente, ma non possiamo che partire da quello che le faccio vedere Simone Carolei a Milano. È successo che il leader si è scocciato e ha detto, beh, io sapete che vi dico, rischio, e non posso più astenermi dal dire come stanno le cose e dal tornare in campo, in piazza, da adesso, da questo momento, per dire la nostra verità, che è la verità vera, a tutti gli italiani. Oggi la Procura di Milano ha depositato il ricorso in Cassazione sulla mia soluzione in appello per il famoso processo Ruby. Cioè, appena io do un segno di vita e dico guardate che sono ancora qui, non sono stanco, ne ho messi sotto 10, Grillo è l'11° e vado avanti, subito, ecco, arriva l'uso di qualcosa che non è democratico. Quando io vado al sud trovo tantissime persone anziane che non hanno i soldi per andare dal dentista, quindi implantologia dentaria gratuita, operazione alla cataratta gratuita. Silvio! 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 Ciao, come stai? Allora, dottor Davigo, torna a parlare in piazza Berlusconi. Il primo dubbio che viene, in base alla legge, lo può fare? Ma rispetto alla decadenza da senatore, certamente sì, anche rispetto all'interdizione dei pubblici uffici, che peraltro non so neanche se sia definitiva, credo di no. Certamente sì, l'interdizione dei pubblici uffici impedisce di ricoprire pubblici uffici, non di esprimere la propria opinione. Poi c'è un altro problema, credo sia affidato al servizio sociale, e lì bisogna vedere quali prescrizioni ha, ma questo è un altro discorso. Secondo dubbio che viene, a lei che effetto fa? A parte alcune cose che veramente sono di difficile comprensione, cioè parlare di giustizia a tempo rispetto a un'impugnazione, per impugnare le sentenze ci sono dei termini, scaduto il termine non si possono impugnare più, per forza bisogna impugnarle entro quel termine, quindi mi sembra davvero una cosa. E il fatto che dice appena mi sono mosso i giudici. Si vede che scadevano i termini. Non c'è altro secondo lei. Senta, le manca Berlusconi? Con Berlusconi avevate più potere voi giudici? No, più potere direi proprio di no. Però contribuiva a tenere unita la magistratura, certamente, perché diceva cose talmente grosse che adesso riusciva a ricompattare tutti. Beh, insomma, a volte ci sono differenze maggiori tra di noi. Senta, la classe dirigente attuale ha a cuore la legalità più di quella precedente, dal suo punto di vista? Io ho la sensazione che la classe dirigente di questo paese, e non intendo solo quella politica, intendo anche la classe dirigente nell'economia, non abbia granché a cuore la legalità. I due problemi drammatici di questo paese, e poi ce n'è un terzo, non è tanto quello che è stato raccontato per 20 anni agli italiani, cioè un problema di sicurezza. Un problema di sicurezza in Italia sostanzialmente finora non c'è stato. Se andiamo a vedere che cosa può capitare a una persona, la cosa più terribile è essere ucciso, no? Io non riesco a immaginare nulla di peggio. Bene, noi siamo passati da una media di 1700 omicidi volontari l'anno dei primi anni 90 a una media di circa 650 omicidi volontari l'anno di adesso. Abbiamo meno omicidi riferiti a 100.000 abitanti di quanti non ne abbiano la Francia o la Gran Bretagna, dove a nessuno viene in mente di mettere i soldati per le strade. Se poi andiamo a scomporre questo dato degli omicidi, scopriamo che oltre la metà avvengono in contesto familiare o parentale. Quindi dal punto di vista statistico è più pericoloso stare a casa che uscire. Però i problemi veri dell'Italia sono altri. Sono, primo, il crimine organizzato. Secondo, la devianza delle classi dirigenti.
non il addirittura il a livello del criminale, diciamo, i fatti di Roma di oggi mettono insieme le due cose, no? Le due cose sono frequentemente collegate. Quando io ero un giovane sostituto procuratore, un anziano funzionario di polizia, il dirigente della Criminal Pol della Lombardia, mi diede questa perla di saggezza, mi disse: i mafiosi sono come i pidocchi, vanno dove c'è lo sporco. Allora, per cominciare, se non ci fosse lo sporco probabilmente non arriverebbero i mafiosi. Questo è il primo dato da tenere sempre ben presente quando si parla di collusione tra il crimine organizzato, l'economia o la politica. La seconda considerazione è che i danni che fa la criminalità delle classi dirigenti, cioè la cosiddetta criminalità dei colletti bianchi, sono incomparabilmente più gravi dei danni che fa la criminalità predatoria da strada. Faccio un esempio. Quando a Milano c'era il processo per l'aggiottaggio Parmalat, io una volta mi divertii a stuzzicare la mia collega Ponti, che presiedeva quel processo, perché aveva 45.000 parti civili, cioè 45.000 vittime che volevano essere risarcite, e le dicevo: come fai a fare l'appello alla mattina? Sono numeri da stadio, ma allo stadio non si fa l'appello del pubblico. E perché dico questa cosa? Per far riflettere su due aspetti. Primo, quanto ci piega uno scippatore a fare 45.000 vittime? Se fa 4 scippi e mezzo al giorno, 9 ogni due giorni, gli ci vogliono 10.000 giorni. Statisticamente è impossibile fare 9 scippi ogni due giorni per 10.000 giorni senza essere arrestati. Secondo, quanto può avere una signora che viene scippata nella borsetta? Nella mia esperienza, una mensilità di pensione si è appena andata a ritirarla. Io non ho mai visto nessuno che nella borsetta avesse risparmiato in tutta una vita. Molti di quei soggetti che siano costituiti parte civile per essere risarciti avevano investito i risparmi di tutta la vita in quei bond che avevano comprato. Questo fa la basilare differenza. Il crimine organizzato gestisce, fra le altre cose, mercati illegali e quindi è frequentemente presente in varie situazioni di mercati illegali, che vanno dal riciclaggio anche al mercato della corruzione, che è un mercato illegale. Senta, ci sono dei dati che ci dimostrano come l'Italia resti uno dei paesi più corrotti. Lei ha fiducia in questa riforma della giustizia che viene varata? C'è una riforma della giustizia? Non c'è? No, non so, finora si parla di cose vaghe, io non ho ancora visto un articolato che... Non c'è ancora? Che io sappia, no. Ma ha scoperto se avete più o meno ferie? Ma guardi, per come è scritta la norma è probabile che ce l'abbiano allungate, poi decideranno gli organi di autogoverno e eventualmente i giudici amministrativi se saranno investiti del problema. Però, siccome non è stata abrogata la norma che diceva che ne avevamo 45, almeno quelli che hanno funzioni giurisdizionali, che sembrano tanti ma sono tanti quanti ne hanno i marescialli dei carabinieri, e, con la differenza che noi scriviamo le sentenze. E la norma nuova che è stata aggiunta, ma non ha sostituito quella, che dice che i magistrati ordinari, amministrativi, militari, eccetera, e gli avvocati e procuratori dello Stato hanno 30 giorni, sembrerebbe doversi leggere che quelli che non hanno funzioni giurisdizionali hanno 30 giorni, gli altri continuano ad averne 45. Però sono diventati netti, cioè la norma dice che gli organi di autogoverno devono far sì che noi non lavoriamo più in quei giorni feri, sembrerebbero avercele allungate. Senta, lei ha detto... Non c'è solo il problema dell'onestà di una classe dirigente, ma anche quello della competenza in qualche modo, no? Anche sì, certamente. Lei si trova davanti a una classe dirigente completamente rinnovata, questa volta non dopo in seguito a un'azione dei giudici come fu a fine anni 80, inizio anni 90, no? Non sono finiti in galera, sono finiti proprio nel dimenticatoio del consenso. Il Paese sembra aver voltato pagina. Questo dal suo punto di vista le dà maggiore fiducia o meno? Ma rispetto alla competenza, credo che questo sia del tutto irrilevante. La competenza si crea preparandosi e soprattutto esercitando l'attività politica o di amministrazione o di governo per congrui periodi di tempo. Bisogna anche imparare a fare le cose. Per l'onestà il problema è molto più serio. Intanto in Italia ci sono troppe persone che vivono di politica. Sono state stimate in svariate decine di migliaia. Quando si parla delle 8.000 municipalizzate, ci si dimentica che queste municipalizzate, ciascuna di queste municipalizzate, ha consigli di amministrazione e collegi sindacali retribuiti. Persone, certo. E quindi sono tutte persone che campano di questo, mentre forse sarebbe meglio che venissero impiegati in attività produttive. Quindi troppa gente che fa politica? Troppa gente che vive di politica, perché finché fanno politica è partecipazione. Il secondo aspetto, che è quello decisivo, secondo me, è che manca la percezione che non è possibile demandare ai processi
la selezione etica della classe dirigente. Dovrebbe esserci un autocontrollo interno. E di fronte a comportamenti devianti c'è un nucleo centrale che è il reato, ma c'è un'area molto più vasta che è quella delle inopportunità. Per comportamenti inopportuni in altri paesi le persone si dimettono. Qui restano tutti al loro posto finché arrivano i carabinieri a prenderli e qualche volta anche dopo. Dottor Davigo, io la ringrazio. Sa, adesso dopo di lei intervisteremo una persona che non credo la pensi come lei, Giuliano Ferrara. Intanto la ringrazio, dottor Davigo. Grazie. Vi faccio vedere un po' di pareri che abbiamo raccolto sui temi di cui abbiamo parlato e poi ci raggiunge Giuliano Ferrara che ci inizia anche a parlare di Quirinale. Federica Cellini. Perché questa ondata di protesta nelle piazze? La protesta è un chiaro messaggio ai nostri politici per dire fate qualcosa, bisogna cambiare l'Italia perché con l'Italia così non va più bene. Sono il termometro del malcontento della gente. Vengono fatte un sacco di promesse, promesse tradite, quindi alla fine la gente è costretta a tornare nelle piazze. Gli stipendi sono troppo bassi per chi ce li ha e troppe persone vivono situazioni di precariato, di incertezza nel futuro. C'è un problema di sicurezza oggi in Italia? Io sto ovviamente dalla parte di uno Stato che sia sempre rispettoso comunque del confronto aperto e non della violenza. Io da immigrata, che poi ha preso la cittadinanza italiana, il problema dell'immigrazione lo vedo soprattutto in questo periodo storico, dove ovviamente c'è una grandissima crisi e quindi è anche molto più difficile accogliere le persone che arrivano. Su questi problemi si potrebbe ragionare meglio se non ci fossero le esagerazioni e le ideologizzazioni, per esempio, della Lega. Quello della sicurezza è un problema vero, non solo il disagio sociale, ma c'è una difficoltà oggi di far convivere interi grandi quartieri di questo paese. Renzi le piace più o meno di qualche mese fa? Forse adesso alcune promesse non sono state mantenute, quindi c'è un pochino più di delusione rispetto a qualche mese fa. Mi aspettavo che un uomo giovane potesse portare all'Italia un qualcosa di più significativo. Comunque credo che sia l'ultima speranza che abbiamo. Non si è risolto nessun problema in maniera particolare, primo fra tutti quello della legge elettorale, ma anche e soprattutto quello della fiscalità. Chi rappresentano oggi i sindacati? Il sindacato rappresenta sempre meno categorie. Ha tutelato molto chi già aveva alcune garanzie, si è dimenticato di guardare tutto il resto e oggi il mondo è tutto il resto. Oggi ci sono tanti lavoratori che alla fine sono precari e alla fine non hanno delle tutele importanti come è stato precedentemente, però è cambiato anche il mondo del lavoro. Diamo il benvenuto a Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio, buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Accomodati, prego. Allora, approfitteremo dell'esperienza e della chiave di lettura di Giuliano Ferrara per parlare un po' di tutte le cose che abbiamo detto finora. Allora iniziamo, le piace Renzi, sì o no? Sì, molto. Cosa ha di buono? È un ragazzo. Ci sono ragazzi bravi, cattivi? Beh, non è un cattivo ragazzo, è un boy scout. E questo cosa garantisce? È spiritoso, è veloce, è rapido, ha un'esperienza, si è fatto da solo, ha conquistato la carica di sindaco di Firenze a colpi di cazzotti, dice bugie. Gli piace la comunicazione pop, è molto simile a Berlusconi, come può non piacermi Renzi? È un bluff o un leader vero? Direi che è un leader vero, naturalmente i leader veri alla fine deludono sempre, questo bisogna saperlo, non è che si può dire un leader vero e quindi l'Italia verrà riscattata, riformata, cambiata, modificata secondo i nostri desideri. Posso che i nostri desideri siano i desideri giusti. Questo no, però è un leader vero direi, non mi sembra uno proprio che ci sa fare. Quali sono i difetti? I difetti sono che parla prima di pensare, che non costruisce in modo architettonico la realtà che sta davanti a lui, ma erano i difetti anche del predecessore, cioè sono i difetti tipici di leader anomali. Renzi è anomalo esattamente quanto lo era Berlusconi, perché è un uomo diciamo che ha fatto un OPA sul partito principale della sinistra, che è anche il partito principale del paese, essendo eletto con i voti diciamo degli elettori, non quelli degli iscritti, quindi ha trasformato profondamente la natura del sistema, è il capo di un cartello elettorale, il capo di un cartello di consenso, che ha al suo attivo anche il fatto di essere segretario di un partito importante ed ha un Parlamento, anche questo è un elemento molto anomalo,
che gli risponde o non gli risponde, perché è fatto tutto da gente eletta sulla base del precedente e che lui non equilibrio. Si preoccupa di conquistare, mi sembra, però, no? Ma lui mi pare che in generale ami trascinare più che conquistare, cioè lui dice io mi metto un passo avanti, faccio una cosa, la dico, tento di dire una cosa che piaccia agli italiani, mi seguiranno. Più o meno è la stessa cosa che faceva Berlusconi. Non è uno molto attento alla creazione di una classe dirigente, salvo su un punto. E questo, in questo Renzi, devo dire, non ha sbagliato una mossa fino adesso. Al potere ci mette i suoi, punto. I suoi. Cioè, quelli di cui si fida proprio. Sì, quelli, ma di cui si fida o comunque che assomigliano al team di Renzi. Ecco, sono che gli garantiscono che i suoi input vadano in porto, diciamo. Esattamente. Questo cosa fa rischiare a lui e cosa fa rischiare al Paese dal suo punto di vista? Beh, in linea di massima è evidente che sarebbe perfetto uno stato di re filosofi e di super competenti di tutte le generazioni, come dice Berlusconi, il Consiglio degli anziani e i giovani che vincono le guerre con le lance. Però questo in Italia sappiamo invece cosa vuol dire. Vuol dire che tu diventi come outsider capo del governo e poi cominci a fare un primo compromesso e metti D'Alema, non so, ministro degli esteri, un secondo compromesso. Ti scegli un presidente della Camera di una generazione ancora precedente, un terzo compromesso sull'economia e poi rimani fermo e poi alla fine rimani completamente fermo. Renzi invece si sta muovendo dal tuo punto di vista? Beh, alcune cose le ha fatte, 80 euro sono molti ogni mese in busta paga, sono una cosa molto seria. Tutti dicono ah, non sono serviti a niente perché non aumentano i consumi. Vabbè, vuol dire che non c'è tutta questa crisi, perché se la gente di 80 euro li risparmia vuol dire che non è alla fame, no? Là la critica maggiore è piuttosto che lui li abbia anticipati senza averli sostanzialmente, cioè andando poi alla trovati, fine. Li ha trovati, comunque. Letta col cacciavite non aveva trovato niente perché lui era troppo competente, lui con la mannaia, essendo meno competente, li ha trovati. Quando Renzi dice mi vogliono fermare, chi è che lo vuole fermare? Beh, è il tipico prodotto di un'impostazione uno contro tutti. Si dice Renzi si inventa dei nemici. No, ce li ha, perché come vogliamo che non abbia un nemico uno che ha 40 anni di per sé. È diventato primo ministro a un'età ancora più giovanile di quella di Benito Mussolini, figuriamoci se non ha dei nemici. Però, detto questo, io penso che... Naturalmente, come sempre succede nelle storie di potere, il vero nemico di un primo ministro giovane, arrembante, pieno di aspirazioni, di ambizioni giuste e sbagliate, il vero nemico è sempre quello che è dentro di lui, insomma, è la possibilità per lui di sbagliare. Renzi non ha nemici efficaci in questo momento. Pare che col Quirinale vogliano fargli una grande trappola, ma non credo che riuscirà. Arriveremo infatti al Quirinale. Dunque, il patto del Nazareno intanto è... A chi conviene, più a Renzi o a Berlusconi? Ma direi a tutti e due. Ci riflettevo proprio stamattina. L'Italia è stata fatta perché Cavour e Rattazzi, capi l'uno del centrodestra e l'altro del centrosinistra, si sono messi d'accordo e hanno fatto un famoso connubio nel 1852. Si arrabbiò il re, si arrabbiò Massimo D'Azeglio, tutti fecero uno scandalo moralista, il connubio, la destra, la sinistra insieme... È andata benissimo, si è fatta l'Italia, benissimo, non lo so, io penso di sì che è andata comunque benissimo. Comunque meglio che se non ci fosse. Poi De Pretis hanno fatto il trasformismo, anche quella era una forma di trasversalismo politico, l'Italia è stata governata fino a Giolitti, che è l'ultimo grande prodotto del trasformismo, in modo ottimo, è lo Stato liberale, diciamo, prefascista. Poi è stata fatta la svolta di Salerno, saltiamo il fascismo che, come diceva Croce, è una parentesi. La svolta di Salerno, Togliatti che dice viva il re. Arrivato in Italia direttamente da Mosca, tutti rimangono sbalorditi, ma come, siamo repubblicani? Invece lui dice no, noi siamo con la monarchia e con Badoglio. Beh, è stata una svolta decisiva per liberare l'Italia. E poi tutto così è stato, l'articolo 7, il concordato nella Costituzione, il compromesso storico, cioè le uniche cose interessanti in Italia si sono fatte non quando si è sbandierata la propria purezza, ma quando si è fatto un compromesso politico. Il patto del Nazareno è l'ultimo della serie. Il ruolo di Verdini, il Corriere della Sera dice c'è quell'odore di massoneria, sono questi i poteri forti, chi li interpreta, il patto del Nazareno o chi gli si oppone dal tuo punto di vista? Non lo so, a Firenze e a Siena sono tutti massoni, ma Verdini mi assicura di non esserlo, gli devo credere. A Renzi gliel'hai mai chiesto? Eh? A Renzi lo hai mai domandato? No, a Renzi no, è troppo giovane, boy scout della Gesci, non credo neanche che lo ammetterebbero in massoneria. Ma tu l'hai conosciuto Renzi? Sì, l'ho conosciuto, venne a una conferenza che io feci con questi, come si può dire, iniziati ai principi non negoziabili. Non mi ricordo se era sull'aborto o su qualcosa di ratzingeriano. Fu molto simpatico, aveva ancora quel ciuffo da nerd
Perché è simpatico, no? È sveglio come Fu simpatico perché, insomma, decise di venire, venne, era già un'autorità a Firenze, non so se fosse presidente della regione, non era certamente sindaco, e fu prudente nel parlare della provincia, sì, chiedo scusa. E fu prudente nel parlare, abile nel districarsi e simpatico nei rapporti personali. Dove vuole arrivare? Al punto d'arrivo di Renzi, qual è secondo te? Non personale, ma il paese, dove lo vuole portare? In Italia c'è un solo punto d'arrivo ed è durare. Ah. Cioè durare è la categoria che fa di te un uomo di Stato. Nel durare puoi fallire completamente, cioè è un durare per durare, una forma di... oppure puoi realizzare delle cose. Credo che lui voglia fare quello che tutti vedono, cioè un riformismo avanzato, modernizzatore, europeo. Sì, quella roba là, insomma, Tony Blair. Dunque, tu hai detto Berlusconi, il vero erede di Berlusconi è Renzi. Sì. Secondo te, chi prima votava Forza Italia può essere portato a votare Renzi, più che cercare ancora nel centrodestra qualcuno da votare o no? Sì, Berlusconi è stato il primo a realizzare il trasversalismo sociale ed elettorale. Gli operai di Mirafiori votavano PC e a un certo punto si sono svegliati e hanno votato Berlusconi. E con loro grandi masse di popolo, perché Berlusconi è stato un leader con molto consenso per tutta una parte della sua parabola. Comunque, è andato male alle elezioni, certo non è nella parabola ascendente Berlusconi, però ha sempre avuto molti voti trasversali. Renzi la stessa cosa. Berlusconi li ha avuti perché... con le sue proposte di sveltire la pubblica amministrazione, liberare lo Stato, eccetera, eccetera, ridurre le tasse, ha convinto il popolo. Però gli toglie fiato. Da destra facendo una politica di sinistra, Renzi da sinistra facendo una politica convenzionalmente giudicata di destra, scontrandosi con i sindacati. Quindi mi sembra di che rimuovere. Non vedi in Salvini l'eredità della leadership di Berlusconi. Salvini è un simpatico ragazzo, ma lo vedo per quello che è, insomma. Beh, però sale molto nei sondaggi. Ma a Mosca. Abbiamo il cartello 1, cartello 2. A San Pietroburgo, a Nizhny Novgorod, forse lo voteranno dove governa Putin. Allora, guarda, questo è il gradimento di Renzi. Sì. A partire da marzo ad oggi, insomma, ora è molto in discesa, vedendo la tendenza. Sì. Poi abbiamo il gradimento di Salvini, vi faccio vedere, eccolo qua. Questo è sempre nei sondaggi Ipsos. Salvini sale parecchio, sono naturalmente molto distanti. Dunque, io devo fare un'osservazione tecnica. Sì. Queste sono perdite di tempo. Perché? No, naturalmente per te sarebbe anche una perdita di denaro, perché li commissioni per la tua trasmissione. Sono perdite di tempo perché Dini, Lamberto Dini, che è un uomo politico interessante, per bene, che però oggi non conosce un italiano su 100, lo conosce un italiano su 100, quando era Presidente del Consiglio ebbe il 71%. Sì. Perdite di tempo, sono sondaggi farlocchi. Grillo, quanto tempo abbiamo perso con Grillo? Dimmi. Grillo aveva l'80%, sì. Il 90%, faceva questi comizi oceanici, ha preso il 25-26%, era una perdita di tempo, io l'ho detto Renzi da subito. Sarà così? Anche Renzi vedrà evaporare velocemente. Renzi no, perché Renzi è un fenomeno politico, non è un fenomeno mediatico, non si affida a degli slogan di tipo protestatario, rabbioso, antisistema. Invece Grillo e Salvini sono quella cosa lì. Però anche Salvini... Renzi ha quegli slogan forti che piacciono, cambiare verso, la volta buona. Beh, ma sono slogan da marketing pubblicitario moderno, tipici di tutti i partiti. Però dietro, dici, c'è anche un'operazione politica. Dentro, certo, dietro Salvini no. Beh, direi di no, francamente. La Lega è stata una cosa importante perché? Perché le sue radici minoritarie nel complesso del paese e forti nelle valli, e qualche volta anche a Milano, quando proprio si sono spinti molto in là, Bossi le ha collegate con la tempesta di Berlusconi. E addirittura è riuscito a collegarle con la destra. Potrebbe collegarle, prima facevi cenno alla Russia, che già esplicitamente sovvenziona Marine Le Pen, no? Poi potrebbe collegarla a questa nuova ondata di populismo, di forza di destra contro l'Europa, potrebbe essere interprete di non un... Non ho mai creduto in questa cosa dei populismi arrembanti, che sono una grande minaccia per l'Europa, che sono il futuro, il destino, non perché tutto crolla, l'euro crolla, la gente sa farsi i conti in tasca, guarda a quanto stanno i mutui e sa benissimo che ci sono delle gabbie storiche, strategiche, dalle quali non si può evadere e quindi sta nello zoo. Non conviene farlo. Arriviamo al Quirinale di cui parlavi. Tu hai capito quando si dimette Napolitano? Più o meno?
Mi pare di capire dall'ultimissimo comunicato che si dimetterà in gennaio. In gennaio. Mi pare di capire, ma non voglio assolutamente con questo, diciamo, dare il senso di una notizia, perché non è una notizia. Si dimette perché è stanco o perché è arrabbiato? Perché è molto stanco, perché ha 90 anni e perché non gliela fa più, punto. Mi sembra totalmente chiaro. Certo, poi le sue dimissioni sono un fattore di destabilizzazione oggettivo. Che succede? Perché? Beh, perché? Perché l'Italia è fatta così, non è che oggi abbiamo un Parlamento maggioritario eletto con Renzi o contro Renzi, con Berlusconi o contro Berlusconi, abbiamo un Parlamento eletto nel momento Bersani, cioè in un momento in cui si cercava di ripristinare una dialettica dei partiti, nel momento Grillo, con un sacco di grillini che sono congelati o dissenzienti espulsi. È un Parlamento complicato, con è il Parlamento che ha obbligato Napolitano a un secondo mandato. Perché dovrebbe cambiare qualcosa? Sempre quel Parlamento, eh? Perché nel frattempo a Napolitano rieletto è nato il fenomeno Renzi e il patto del Nazareno. Sono due elementi di stabilizzazione che potrebbero saltare, ma ci vorrebbe proprio una cosa pazzesca, non so, che non riescono a eleggere il Presidente della Repubblica, che devono chiamare Napolitano per un terzo mandato. Questa volta. Perché adesso partiranno che non il credo. Nome lo cercano Renzi e Berlusconi fondamentalmente, no? Ma non lo so nemmeno, secondo me, guarda, il Presidente della Repubblica viene sempre eletto tre ore prima, se non anche un quarto d'ora dopo l'inizio dell'ultima votazione in voto segreto. Quindi è imprevedibile, perché dei nomi sono già stati fatti. No? Amato per Berlusconi, bocciato da Renzi. Prodi fatto da altro, ma Renzi ha detto nessuno di quelli che già ci hanno già provato. Ora sembra che Renzi ne abbia parlato con Riccardo Muti, il direttore d'orchestra. Sarebbe una genialata, ma non l'ha fatta. Una genialata nel senso che... l'ha detto il figlio, ha detto l'hanno chiesto a mio padre, ne abbiamo parlato in famiglia. Vabbè, ma sono notizie del Fatto Quotidiano, insomma. E voglio dire che di no. se noi avessimo un Presidente della Repubblica, il quale, diciamo, non fa praticamente nulla, perché c'è il Segretario Generale, fa tutto lui, quei timbri da mettere, sì, perché una delle idee è Muti, ma Gianni Letta Segretario Generale. Beh, questo poi sarebbe addirittura smagliante. E il nostro Presidente della Repubblica invece va a Chicago a dirigere la Chicago Symphony Orchestra, ma sarebbe una cosa sublime. Diciamo, e lui arriva, deve incontrare Obama. Incontra Obama, poi va sul podio e attacca la Missa Solennis di Beethoven. Ma è una cosa sublime, insomma, è una storia. Diventeremo il paese, ma diventeremo il paese più interessante del mondo, rilanceremo il turismo, la cultura, tutto. Basta che non faccia il Presidente della Repubblica, però. Cosa quello fa lo fa il Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica può fare tutto, può comandare l'Italia, perché è Presidente del Consiglio Supremo di Difesa, è il capo dei magistrati. Può convocare, ormai come prassi costituzionale affermata, può convocare i capigruppo per seguire l'iter delle leggi di riforma costituzionale, essendo il custode della Costituzione, nomina il Presidente del Consiglio, su suo parere, su sua proposta nomina i ministri, quindi è un uomo potentissimo. Se fa però dei suoi poteri un uso proprio, cioè un uso discreto, ispirato alla divisione dei compiti, per cui chi effettivamente deve realizzare la politica nazionale è il Presidente del Consiglio da lui nominato, allora può benissimo dirigere l'orchestra a Cleveland. Quando si parla nei giornali si legge un presidente forte e un presidente debole, che Renzi sarebbe per un presidente debole, così che non possa oscurare il suo lavoro di riforma, altri sarebbero per un presidente forte che in qualche modo invece limita questa nuova leadership di Renzi. Quali sono gli schieramenti dietro il presidente debole e quello forte? Beh, non lo so, oggi sul Foglio abbiamo pubblicato una Google Map del Parlamento, gli schieramenti, sì. Lo fanno tutti i giornali, la nostra è fatta da Claudio Cerasa, quindi è un po' più informata, secondo me, però ma parlo in modo molto parziale. Ma no, quello che dico è questo, il Presidente non sappiamo assolutamente chi possa essere, perché l'umore dei parlamentari, le piccole trappole che però vanno a botte di 100, 150 parlamentari, perché... ci sono i grillini, ci sono i deputati. Sì, ci sarebbe la minoranza PD portata a allearsi con la minoranza di Forza Italia, quindi addirittura Prodi portato... C'è il patto del tavoliere tra D'Alema, Fitto, tra Boccia. D'Alema e Fitto. C'è Letta piccolo, che se n'è andato arrabbiato e non ha suonato la campanella, che anche lui vuole la rivincita. Bersani che è tra il desiderio di rivincita e la fedeltà alla ditta. C'è un tale bordello. In genere da questi bordelli chi esce fuori? Esce fuori un compromesso, ed uscirà fuori un compromesso di uno che non è proprio
agli ordini esecutivi di Renzi quanto allo scioglimento delle Camere e alla soluzione di un'eventuale crisi di governo, perché poi la cosa che preoccupa molto deputati e senatori è di non essere sciolti a breve, di stare lì fino al 18. Però contemporaneamente anche l'arma di Renzi, no? Perché dice se io sciolgo vado alle elezioni ora stravinco, invece ora non può sciogliere, quindi è più debole. No. E infatti forse faranno questa legge elettorale che stabilizza un po' la situazione, ma è tutto rimandato a dopo la riforma costituzionale. Insomma, una legislatura ingessata e al tempo stesso molto dinamica. Dinamica, diciamo, sopra, ingessata sotto. Sì, bravo, esattamente. Ingessata... Non è un bel quadro. Ma non è un bel quadro, non so, ci sono stati quadri peggiori. In mente hai un nome senza farmelo? No, veramente no, lo dico con sincerità. Ma può uscire Bersani, di cui nessuno fa mai il nome, perché è un vecchio signore, bravo, cioè appunto leale alla ditta, quindi alla fine... E non credo che si metterebbe a fare politica. Secondo me esce uno che chiaramente dà garanzia di non fare politica, di non intromettersi. Perché ora però, nessuno vuole intromissioni. No, perché adesso c'è uno che vuole governare, che ritiene di avere un mandato, le europee, le primarie e poi la prospettiva, ritiene di avere per sé il futuro, c'è pure appunto l'età che c'ha e quindi non vuole uno che vada lì con l'ambizione. Cioè, D'Alema, per esempio, lo vedo difficile. Giuliano Ferrara, grazie di essere stato con noi. Arrivederci. Noi ci vediamo Vizia Portella che ci riassume un po' tutta la vicenda del Quirinale a modo suo. Nel perfetto stile bizantino dei piani alti, Napolitano fa sapere che no, non lascerà a dicembre, il che, tradotto il traducibile, non significherebbe altro che la conferma che sì, il Presidente della Repubblica si dimetterà a gennaio. E allora prepariamoci all'elezione più importante di tutte, quella in cui i favoriti in genere perdono e i non favoriti, il più delle volte, non ce la fanno. Il problema è che per eleggere il presidente alle prime tre votazioni servono 672 voti, mentre dalla quarta in poi ne servono 505, tantissimi voti, e per far votare un'unica persona bisogna mettersi d'accordo, cosa non facile. A Renzi piacerebbe anche un bel fiocco rosa al colle, Pinotti, Finocchiaro, Boldrini o magari persino Bonino, il nome che tutti fanno sempre ma che nessuno poi sostiene mai. Fra i possibili nomi condivisi si fanno avanti per Carlo Padoan, Franco Bassanini e il mastino anticorruzione Raffaele Cantone, nome quest'ultimo che potrebbe andar bene anche ai 5 Stelle. Perché il problema è che nessuno, Renzi compreso o forse più di tutti, può farsi il Presidente della Repubblica da solo. Il Premier avrebbe, in teoria, 459 voti, ma questi ultimi solo se tutti, senatori e deputati, votassero con lui. E cominciamo proprio male, perché la minoranza PD ha già fatto capire che Matteo sconterà tutti i rospi che ha fatto ingoiare a Bersani e compagni. Ad esempio, molti nel PD amerebbero Prodi al colle, che piacerebbe anche a molti 5 Stelle o ex tali. Prodi, miracolo della politica, piacerebbe anche a parte di Forza Italia e persino ad Alema, tutti insomma quelli che non digeriscono il famoso patto del Nazareno. E a non digerire il patto Silvio Matteo sono in molti, un po' dappertutto. Insomma, vatti a fidare dei nemici. Anche perché proprio adesso che il sodalizio suona sempre più come fondamentale, alcune figure non vanno proprio giù a Berlusconi. Da depennare appunto Prodi, e poi Veltroni, magari Fassino. Insomma, Berlusconi, che Renzi dava per sconfitto ormai da tempo, si trova miracolosamente di nuovo al top, essendo fondamentale sia per votare le famose riforme, sia per nominare il presidente che possa piacere a Renzi. A meno che Renzi non guardi verso i 5 Stelle, ma a quel punto chi gli assicura che non sia Berlusconi a cercare il dialogo con Bersani? Insomma, un bel problema. Primo, perché col nuovo presidente in arrivo Renzi non può più agitare lo spettro delle elezioni. E secondo, perché ci sono da portare avanti le riforme, unità di misura per il renzismo in calo di consensi. E le riforme, a quasi 2 anni dalla conferma di Napolitano, sono sempre quelli che tutti vogliono e che nessuno fa. Insomma, nell'elezione del Presidente della Repubblica non servono alleati, e Renzi lo sa, ma ottimi alleati. Il voto è segreto e l'ultima volta, oltre che i candidati Marini e Prodi, i franchi tiratori impallinarono anche l'aspirante Presidente Bersani. Insomma, Renzi non sarà l'unico che votando il Quirinale terrà un occhio a Palazzo Chigi. E adesso diamo il benvenuto al professor Stefano Rodotà. Buonasera professore, bentornato. Buonasera. Grazie di essere con noi, costituzionalista,
punto di riferimento per molte persone che guardano ai fatti della politica e ha scritto un libro che si intitola Solidarietà. Allora, perché è importante la solidarietà? Suona un po' antico, no? È un suono antico, anzi, ha un ascendente ancora più antica, la fraternità tra le persone. Però possiamo fare a meno di solidarietà? Certo, oggi è difficile, la gente si allontana dagli altri, non si avvicina. E allora questo libro ha un sottotitolo, perché dice solidarietà, un'utopia necessaria. Un'utopia necessaria. Perché ho usato questo termine? Perché la solidarietà è piantata nel nostro presente. Quando viene meno ci sono conflitti sociali e non solo tra persone. Certo, la mancanza è possibile avere solidarietà nei quartieri dove nell'ultimo periodo ci sono stati conflitti molto, molto duri, descritti. Mi dice cos'è la solidarietà? Come la solidarietà, la spiega? Come la spiego? Sì. La il spiego significato in due della modi. Parola solidarietà. Il significato della parola solidarietà significa anzitutto molte cose. Riconoscere l'altro, non chiudersi nel proprio egoismo, rendersi conto che c'è la necessità di creare coesione sociale. Quando manca la solidarietà, che cosa viene meno? L'altro diventa, non voglio dire un nemico, ma almeno un avversario, un concorrente. Quando manca la solidarietà, ciascuno cerca di perseguire solo il suo interesse. Non si includono gli altri. Cos'è l'altro? L'altro può essere molte cose, può essere un altro paese. Un grande filosofo tedesco vivente che è Jürgen Habermas ha usato un'espressione molto forte e ha detto la solidarietà è l'unico modo per liberarci dell'odio tra paesi debitori e paesi creditori. Oggi l'Europa vive di mancanza di solidarietà o rischia di morire per mancanza di solidarietà. Lo ha scritto oggi ancora Habermas e poche righe, io le leggo, dice: il governo di Berlino rifiuta di recuperare i ritardi in materia di solidarietà e non sa decidersi a correggere la propria ostinata politica di risparmio, mentre gli stessi economisti tedeschi chiedono più investimenti. Il governo francese esige a buon diritto questa solidarietà, ma lo fa nell'interno di coordinare le politiche nazionali in senso tecnocratico. Cioè, tutti si trovano di fronte a questo problema. Beh, farsi e poi carico della necessità dell'altro, del punto di vista dell'altro. Reciproco. Farsi carico della differenza. C'è la differenza, ma la differenza non deve diventare una distanza. L'altro è diverso da me e quindi cerco di tenerlo il più possibile lontano. Allora, professore, io farei così. Individuerei due temi. L'immigrazione, la difficoltà di vivere con il diverso, e poi quello economico. Iniziamo dall'immigrazione. Filippo Sciucchini ci fa vedere cosa è successo. Lei sa, quartiere qua a Roma, c'è stata una manifestazione nei confronti delle violenze che c'erano state da parte anche, pare, di persone che in qualche modo erano, si poteva immaginare fossero nel campo Rom. C'è stata un'infestazione dei ragazzi che stavano andando a scuola, dei Rom, e non sono arrivati alla scuola. Filippo Sciucchini e Roma. Venerdì hanno venuto qua con il fuoco, hanno venuto, no? Sono venuti qua con il fuoco, ha bruciato, ha detto zingari uscite fuori, ma anche a scuola possiamo andare. Ok, allora hanno avuto paura di questo. Noi abbiamo paura da anni a venire a scuola. Uno esce di casa per andare a scuola, la mattina presto si trova davanti delle persone che stanno manifestando contro il proprio condominio. È chiaro che ha paura di uscire per andare a scuola e quindi sono ritornati indietro e sono ritornati a campo tanti. Tutti questi bambini rom con questa voglia di andare a scuola, non ce l'hanno i bambini italiani, immagino i bambini rom. Gli fa bene un po' di sana paura per una volta nella vita. Sono tutti stufati. È successo qui, è successo alla Tor Sapienza, è successo a Viale Marconi. Da tutte le parti sono sempre loro. I zingari, i devi caccia via. Perché i zingari un po' non sta qui in Italia. Questa gente non può vivere con noi. Si può stare un campo rom vicino alla scuola? No, cioè è una cosa allucinante, non si può proprio. Ma proprio in nessun modo. No, no, è inaccettabile. Ma sarebbe il caso di farli sloggiare quanto prima? La nostra paura è che un giorno succederà qualcosa. Qualcuno prima o poi esasperato si farà giustizia da solo. E io sinceramente non lo condanno perché siamo esauriti e non se ne può più di questa situazione. Allora, un primo giudizio su questa divisione e sull'altro che è nato. Poi però le invertirò il punto di vista. Le chiederò se in fondo anche chi
ha paura, non abbia diritto alla nostra solidarietà. Io ho sentito parole terribili nei confronti dell'altro. Ho sentito parole se doveva andare via. Qui c'è una storia molto brutta, perché noi non dobbiamo dimenticare che nella Germania nazista c'erano in primo luogo gli ebrei, ed è una storia terribile e che non può essere paragonata a nessun altro. Ma poi c'erano i dissidenti politici, c'erano gli omosessuali e c'erano i rom. Sempre, hanno sempre torto loro? Oppure c'è un problema che si è voluto eludere o addirittura si è voluto eliminare con la violenza, come si pensa che si possa fare anche qui, dei bambini che non possono andare a scuola, che vedono negati il diritto all'istruzione, cioè il diritto alla vita. Poi si dice che il bambino rom viene educato a rubare. Io non so se sia vero, ma nel momento in cui gli si nega il diritto di essere istruito in altro modo, si introduce immediatamente un elemento grave di rifiuto dell'altro. Io cito in questo libro quello che scrive uno studioso italiano che si chiama Luigi Zoia e che ha scritto un libro, La morte del prossimo, e che rilegge la parabola del buon samaritano di Cristo e dice che la vera grande sfida rivoluzionaria di Cristo era amare lo straniero. Questa è la sfida che abbiamo. Naturalmente. C'è una solidarietà pure verso chi deve vivere con persone, ma non c'è dubbio, con ma cui non... è così difficile convivere, ma certo, come ma le fasce allora più deboli che si confrontano. Qui viene con... fuori un problema che non è personale, ma è istituzionale. Quando io dico è un'utopia necessaria, vuol dire che è una visione che in primo luogo le istituzioni devono avere. E certo, se le istituzioni abbandonano i quartieri, se le istituzioni non danno servizi, se le istituzioni non danno sicurezza, a Roma si stanno chiudendo i commissariati. Io non sono sempre stato ostile all'idea di ridurre i problemi sociali a problemi di ordine pubblico, ma ci sono anche questi. Chi vive delle paure? Io le faccio vedere. Lei sa che abbiamo due leadership al momento molto forti, forse una terza, quella di Landini, di cui parleremo. Però abbiamo Matteo Renzi e Matteo Salvini. Partiamo da Matteo Salvini. Quanto rivendica giustamente il diritto delle persone a non avere paura nel proprio quartiere e quanto cavalca la paura di queste persone dal suo punto di vista? Ma io ho grande timore di quelli che chiamo gli imprenditori della paura. Si cerca consenso alimentando le paure. Guardate che noi abbiamo avuto negli anni 40-50 un'emigrazione al nord impressionante che ha creato problemi e non si affitta cani e calabresi, lo dico perché io vengo da quella regione, però nessuno allora cavalcò tutto questo. I partiti, i sindacati favorirono l'integrazione, fu un'operazione difficile, ma culturalmente si partiva da una considerazione, e cioè che bisognava creare solidarietà. Naturalmente, quando diventa difficile la solidarietà? In un momento di crisi economica. In un momento di crisi economica tutto questo diventa più difficile, ma allora le responsabilità pubbliche sono maggiori, perché la solidarietà si può esercitare quando c'è un contesto che mi consente di essere solidale. Dice Salvini, viviamo in un paese razzista al contrario, dove vengono spesi i nostri soldi per tenere gli extracomunitari in albergo 3 stelle, invece che aiutare gli italiani in difficoltà. Ma questo è un discorso che sentiamo da molto tempo. E noi sappiamo, perché ce l'ha detto anni fa Mario Draghi quando era governatore della Banca d'Italia, che l'economia italiana proprio nelle regioni più floride si sarebbe fermata senza l'apporto degli immigrati. E noi lo sappiamo benissimo e abbiamo un problema grave, non solo la mancanza di solidarietà, ma in nome di questo bisogno economico che è duplice. Noi abbiamo bisogno di questo lavoro, abbiamo bisogno di ridurre la retribuzione al minimo, abbiamo creato situazioni di vera e propria schiavitù. Noi non dobbiamo guardare soltanto al mondo degli immigrati come quelli che danno fastidio, ma come quelli che raccolgono i pomodori, i mandarini, i pomodori. E a un prezzo irrisorio, ma, che drammaticamente è colpa di chi li paga. Ma ci sono luoghi d'Italia dove c'è una
sostanziale situazione di schiavitù. E la schiavitù credo, non è colpa dello schiavo, diciamo. Non è su colpa dello schiavo. D'accordo. Voglio dire un'altra cosa. Quando parliamo di lavoro, per carità, si fanno discorsi anche importanti, impegnativi, ma dovremmo renderci conto come istituzioni che non si può accettare che ci siano persone che vengono reclutate la mattina, obbligate a lavorare un numero senza nessuna garanzia. Quale per ora, e quello che succede nella provincia di Ragusa è stato denunciato, che le donne rumene che stanno lì a raccogliere, credo, pomodori, la sera sono obbligate a prestazioni sessuali da parte dei loro padroni. Ma lì dobbiamo rivendicare la dignità del lavoro, non possiamo accettare che nessuno perda la dignità. Certo, poi questo va costruito. Abbiamo due leadership nella politica attuale, abbiamo detto Matteo Salvini, e l'altra è quella che dovrebbe dare le risposte alla crisi economica, Matteo Renzi. Che idea si è fatto delle prime risposte che Matteo Renzi sta offrendo alla crisi economica? Ma io guarderei da questo punto di vista, non sono un economista di mestiere, però credo che non ho né simpatie né antipatie, diciamo, guardo i fatti. Qui c'è un problema di lavoro, però c'è allo stesso tempo un problema di dignità del lavoro. Non è una parola abusiva, la Costituzione si apre con parole molto belle, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma sappiamo che c'è il lavoro nero, c'è il lavoro che non ha riconoscimenti, c'è il precariato, c'è la disoccupazione giovanile al 40%, le mosse fatte dal governo, volendo recuperare possibilità di occupazione, sono in questo momento pagate con una diminuzione dei diritti. Si investe su che cosa? Si investe sulla capacità delle imprese di risolvere loro la situazione, diciamo molto semplicemente. Ti alleggerisco il peso assumi ecco, di più. Si dice, insomma, Renzi lo ha detto abbastanza esplicitamente, ma io vi ho levato l'articolo 18, cioè in realtà vi ho dato la libertà di licenziare, vi do delle agevolazioni fiscali molto consistenti, e adesso che cosa volete? Investire. Può essere questo l'unico modo di guardare ai problemi? Io credo di no, perché dall'altra parte non ci sono macchine, non c'è un investimento in macchine. Ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono le persone che vanno riconosciute nella loro dignità. Questo è il punto fondamentale. E allora, diritti non sono incompatibili. Non sono incompatibili. Con la crescita economica. Non sono e poi ci sono diritti. Io ho sentito e sento dire, ma questo statuto dei lavoratori è vecchissimo. Sì. Vabbè, cerchiamo di non rottamare tutto. Che dovrebbero fare gli americani e i francesi che hanno le loro dichiarazioni dei diritti che sono state scritte nel 1789 e le loro corti costituzionali continuano a giudicare facendo riferimento al Bill of Rights americano e alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Non cosa... che e in Italia, voglio dire Rospero una cosa. Però diceva, questa è roba che è scritta prima che inventassero i missili, quindi ma dice, certo. Va riformato. Ma guardi, che se noi guardiamo questo statuto dei lavoratori, scopriamo, se lo sappiamo leggere, se abbiamo la cultura e non siamo prigionieri di ideologie, metto un momento da parte l'articolo 18, c'è un articolo che dice... Sono vietati i controlli a distanza. Nel 1970, in cui non c'erano le tecnologie di controllo che ci sono oggi, il Parlamento italiano capì che quello era un modo in cui ci si impadroniva della vita delle persone controllandoli. E adesso si elimina tutto questo. C'è un altro articolo che dice che non si possono raccogliere informazioni sulle opinioni. Il datore del lavoro non può raccogliere informazioni sulle opinioni politiche, sindacali, religiose dei dipendenti. Vecchio, ma se qualche tempo fa la California ha introdotto una legge che vieta al datore di lavoro di andare a guardare la pagina Facebook dei dipendenti perché li potrebbe discriminare in base alle loro opinioni e ai loro comportamenti. Questo l'abbiamo detto nel 1970.
Cioè l'abbiamo detto 44 anni prima degli Stati Uniti. È davvero così vecchio lo statuto? Oppure noi dobbiamo guardare, ci sono parti operative sulle quali si può discutere, ma l'impianto è dato da che cosa? Noi chiamiamo Statuto dei lavoratori una legge che sa qual è il titolo vero nella Gazzetta Ufficiale? Disposizioni a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. Possiamo mettere le mani sullo Statuto, ma non toccare quei due. Erano Brodolini e Giugno Giugni. Eh sì, lei professor, lo sa bene. Professor Rodotà, mannaggia, dovevamo parlare il Quirinale, ma non abbiamo fatto in tempo. In bocca al lupo per tutto. Grazie di essere stato con noi. Grazie. Adesso aspettate perché c'è la pubblicità e poi parliamo di una grande novità, la Prima Guerra Mondiale. 5 minuti e vi spiego perché. Grazie professore. Grazie di nuovo, in bocca al lupo. Sono due gli ultimi gradini che vi proponiamo di salire per questa lunga serata che ci ha portato attraverso tutti i temi della settimana. Abbiamo parlato dei diritti cui aspiriamo, cui è legittimo e cui è doveroso aspirare, delle risorse che abbiamo a disposizione. Abbiamo però parlato anche delle paure, dove nascono nella nostra cultura o nel nostro vissuto quotidiano. Ad esempio, nascono dentro casa, quando abbiamo paura che ci venga tolto quello che è nostro. Filomena Leone e i furti in casa. Ci racconta che cosa è successo? Io dormivo tranquillamente perché sono abbastanza pesante, invece mia moglie sono abbastanza più leggera, e ha visto un uomo abbastanza alto, tutto vestito di nero, con un passamontagna, con i guanti e cose, che era davanti al letto. In quel momento lì ha subito pensato che fossero dei ladri. Come hanno fatto ad entrare? Si vede di qua. Vedi, qui hanno tagliato l'inferriata qui, me l'hanno divirta, e poi hanno forato qui con forse un trapanino l'infisso della ferriata. La polizia mi ha detto che c'hanno un aggeggio che infilano dentro e tirano giù la maniglia. Quindi hanno fatto un buco e hanno aperto. Hanno aperto. Un semplice buco e il gioco è fatto. I ladri, quando non entrano dalla porta, lo fanno dalla finestra o dal balcone, guadagnandosi così il via libera in casa degli altri. Negli ultimi 10 anni, dal 2004 al 2013, che sono gli ultimi dati consolidati che abbiamo, il trend è in continua ascesa, tanto che il numero proprio di furti è più che raddoppiato negli ultimi 10 anni. Questo incremento ha interessato soprattutto le regioni del nord e del centro, in particolare del nord-ovest, mentre per quello che riguarda il sud e le isole sicuramente c'è stato anche qui un incremento, ma molto più contenuto e su livelli molto più bassi. Furti in aumento soprattutto negli appartamenti del nord e del centro. Ed ecco la classifica delle città più a rischio. Perugia in testa, a seguire Bergamo, Torino, Forlì e Milano. Ma chi sono questi malviventi? Se noi andiamo a guardare quello che è poi il tasso di denunciati, più o meno siamo sul 50% tra autori di reato stranieri e autori di reato italiani. Attenzione, perché i mesi preferiti dai topi d'appartamento sono novembre e dicembre e non i mesi estivi. Agosto è più legato alla percezione, i dati che noi abbiamo ad agosto non hanno mai mostrato come un mese realmente pericoloso, mentre novembre e dicembre, quindi mesi invernali, mesi dove fa più freddo, per assurdo sono quelli dove è meglio stare più attenti alle proprie abitazioni. E invece per quanto riguarda i furti che avvengono di notte? I furti che avvengono di notte si concentrano prevalentemente nel venerdì o nel sabato, quindi quando sostanzialmente è vero che c'è la mancanza del controllo perché è più facile agire indisturbati di notte, però è anche vero che è più facile non trovare le persone perché magari o sono via per il weekend, o sono fuori a cena o sono al cinema, insomma. Le sono mai entrati i ladri in casa? Sì, due volte. Ma si sente sicuro o no? No. Pronto? Sta sentendo dei rumori? La Volante Venezia? Aveva visto delle persone che entravano dalla finestra, la casa è quella del vicino, Dei probabili ladri all'interno. Le persone probabilmente sono in cucina, sono entrate dalla cucina. Probabilmente ancora all'interno, sento ancora rumori la signora. Stai all'esterno che vediamo se questi scappano da qualche parte.
Noi spesso ci confrontiamo con ladri acrobati, persone che riescono a sfidare le altezze, scendono dai balconi, dai terrazzi, riescono comunque a intrufolarsi nell'abitazione con degli stratagemmi. I consigli? Dobbiamo puntare a difendere le nostre proprietà. Sistemi di allarme collegati con le forze dell'ordine, con gli istituti di vigilanza, sistemi di videosorveglianza con una registrazione in luogo diverso, porte blindate. Questo appartamento qua è entrato il ladro, non c'è nessun tipo di scasso, la porta è stata aperta e richiusa e non c'è nessun tipo di effrazione né all'esterno né all'interno. Quindi questa è una porta blindata e comunque non funge da deterrente per il ladro. Assolutamente, assolutamente. Ma allora il ladro come è riuscito ad aprire la porta? Che viene aperta con il cosiddetto chiavistello bulgaro in 20-30 secondi e poi tra l'altro la richiudono anche. E ovviamente è illegale il chiavistello bulgaro che apre la maggior parte delle porte. Insomma, il ladro inserisce nella serratura della porta questo attrezzo che ricrea la chiave originale, quasi al millimetro. Ma cosa dobbiamo fare per difenderci dai ladri? Il kit per la trasformazione europea è questo qua. Il cilindro con la sua tessera e le sue chiavi codificate. Il cosiddetto defender per la trasformazione a porta europea. E la serratura, attenzione, anti-shock. E il tutto... Per un totale di? Il tutto viene dalle 4,50 alle 600 euro. Allora diamo il benvenuto ad Aldo Cazzullo, buonasera. Buonasera. Lo sapete, buonasera. Giornalista del Corriere della Sera, buonasera. Vieni, accomodati. Ma soprattutto per quel che ci riguarda, autore di 1915-1918, storie di uomini, donne e famiglie, la guerra dei nostri nonni, ed è la prima guerra mondiale, giusto? Sì. Perché la prima guerra mondiale? 100 anni fa, perché mio nonno era un ragazzo del 99, perché i fanti non ci sono più e quindi la memoria è un dovere nei confronti dei nostri nonni, delle nostre nonne che portarono avanti l'Italia mentre i mariti erano in trincea e a maggior ragione nei confronti dei 650.000 fanti che nonni non sono diventati. Fu la prima prova dell'Italia unita, l'Italia poteva essere spazzata via e dimostrò di non essere un nome geografico ma di essere una nazione. Allora, iniziamo da quello, ora vedremo perché poi ce ne occupiamo anche in relazione ai nostri giorni, no? Ma iniziamo da quello che una guerra non può non essere. Il tuo libro insiste molto sulla crudeltà della casta militare, perché? Perché mandavano i soldati all'assalto di posizioni imprendibili. In tutta la Grande Guerra ci sono soltanto 7 episodi documentati di mitraglieri che smettono di sparare sul nemico che avanza. 6 volte accadde agli austriaci che smisero di sparare sugli italiani dicendo tornate indietro, non fatevi uccidere così, perché i loro assalti erano particolarmente insensati. Detto questo c'erano poi degli ufficiali di grado inferiore che morivano insieme con i loro uomini, a volte al posto dei loro uomini. Un tenente degli Alpini doveva prendere una montagna su cui si saliva soltanto uno per volta e bastava un solo cecchino austriaco a far fuori tutti gli alpini. Lui telefonò al comando chiedendo di fermare l'attacco, permesso negato, a quel punto uscì lui, si fece uccidere e a quel punto l'attacco dovette essere fermato perché non c'era più l'ufficiale che lo comandava. E cosa nascevano queste inutili crudeltà e questi altissimi atti di eroismo? In che cultura nascevano? In che contesto? Una cultura autoritaria, una cultura in cui non c'era il concetto dell'uguaglianza tra gli uomini, c'era un grande disprezzo dei generali per le vite dei fanti contadini e nello stesso tempo c'era una forza morale, una capacità di resistenza nei nostri nonni che insomma da qualche parte secondo me ce l'abbiamo ancora dentro, dobbiamo un po' risvegliarla, ritrovarla, riaccenderla nei nostri ragazzi. E quella generazione vinse la loro guerra, ogni generazione ha la sua guerra da vincere e la nostra ancora tutta da combattere. Quella era una guerra concreta, diciamo, e c'erano c'erano anche i tragici, orribili episodi che ci sono nelle guerre di oggi. Tu ne racconti alcuni, giusto? Beh, c'erano le decimazioni. E quando un reparto non era abbastanza combattivo, venivano tirate a sorte delle persone che venivano fucilate, non per i loro demeriti, ma per il fatto che appartenevano a quel reparto. Alcuni impazzivano per il terrore delle fucilazioni. I manicomi si riempirono di scemi di guerra, come vennero chiamati. E c'era, ad esempio, nel manicomio di Teramo, un fante che si chiamava Angelo, che passava tutto il giorno a contare. 1, 2, 3, 4. Gli chiedevano, Angelo, cosa conti? E lui rispondeva, conto i morti. Era il fante incaricato in trincea di contare i corpi dei compagni caduti dopo gli assalti ed era impazzito.
La decimazione com'era? Li mettevano e contavano, ogni 10 ne usciva uno? Non in questi termini, perché noi mobilitammo 5 milioni di uomini durante la Grande Guerra, sarebbero dovuto fare delle stragi terribili, però c'era sempre l'elemento dell'alea, del sorteggio. Tu non venivi punito per le tue responsabilità, ma per quelle supposte dei tuoi compagni. Quindi c'era la propria vita a disposizione o del nemico, o della patria, o del tuo superiore. Quello esatto, infatti il libro comincia con una pagina terribile in cui viene fatta una decimazione, ma tra i 10 estratti a sorte, 2 sono arrivati il giorno dopo l'ammutinamento e non possono essere colpevoli di nulla. Gridano disperati e il colonnello che dirige la fucilazione dice: beh, se tu sei innocente, Dio ne terrà conto, confida in Dio. Il giudizio di Dio, come nella più cupa antichità. Figli degli stupidi di massa anche. Sì, perché dopo Caporetto gli austriaci dilagarono nella pianura veneta fino al Piave. Migliaia di donne furono violentate e 9 mesi dopo Caporetto cominciarono a nascere i primi bambini e non si sapeva dove metterli perché gli orfanotrofi li rifiutavano. Non erano orfani, c'era la madre, ma i maschi di casa non volevano il piccolo tedesco o la piccola tedesca. Dovettero aprire un istituto apposta a Portogruaro, vicino a Venezia, per questi figli dei nemici, che però morivano di fame perché non c'era il latte. E allora le mamme, di nascosto dai mariti, andavano ad allattare quelli che erano pur sempre loro figli, li avevano portati nella pancia per 9 mesi. E 59 mamme riuscirono a convincere i mariti a riprendersi il bambino. Lo alleveremo come se fosse nostro. Altri morirono, altri furono salvati, fino a quando il direttore dell'istituto non scrisse una lettera alle mamme dicendo loro: grazie, ma adesso non venite più, perché il bambino è grande e vuole venire via con voi. In un periodo così terribile, così tragico, inumano, ci sono molte storie invece che ti hanno colpito anche per la loro positività. Ed è questo poi il contenuto del libro che ci porta alle giornate di oggi. Ce ne racconti qualcuna? Beh, Luisa Zeni fu una donna coraggiosissima, una spia, una ragazza normale di 20 anni, ingaggiata dal servizio segreto come spia. Passò la frontiera con l'Austria 2 giorni prima della guerra, l'ufficiale austriaco la fermò, lei aveva una borsa con il kit da spia, come James Bond all'inizio della missione, dentro c'erano una pistola, una boccetta di inchiostro simpatico per scrivere i messaggi, una boccetta di reagente per leggerli e un manuale per decifrarli. Lei ebbe la prontezza di posare la borsa da spia sulla scrivania del funzionario che la interrogava, il quale non ebbe la prontezza di aprire la borsa, la lasciò passare. Luisa Zened arrivò a Innsbruck, quartier generale degli austriaci, da cui mandava agli italiani messaggi cifrati per annunciare che arrivava la cavalleria, i movimenti delle truppe anche tedesche, e quando fu sorpresa si travestì da uomo, riuscì a fuggire e farla franca. Storie da film. E poi ci sono tante storie di piccola quotidianità di eroi normali, no? Beh, quella che mi ha colpito di più è quella di Adolfo Ferrero, tenente degli Alpini. Siamo sull'Ortigara, agosto del 17. Il giorno dopo si andrà all'assalto di una montagna imprendibile e cadranno 10.000 alpini in un giorno. Il tenente Ferrero prende carta e penna e scrive l'ultima lettera alla sua famiglia, indirizzata a suo padre, a sua madre, a suo fratello Beppe e a sua sorella piccola, Nina. È una lettera straziante che c'è nel libro, una lettera piena di dignità, di un uomo che muore per la patria ma ha il terrore di essere dimenticato e dice ai genitori: parlate di me, ai miei fratelli, che un giorno non sapranno che io sono esistito. Il giorno dopo cadrà sull'Ortigara, ma il corpo viene coperto dai ghiacci e l'Ortigara restituisce il corpo del tenente soltanto nel 1958, 41 anni dopo. Li frugano in tasca, trovano la lettera e cercano di capire qual è la più giovane tra i destinatari, e Nina Ferrero. Cominciano da Asiago a telefonare a tutti i Ferrero che conoscono, fino a quando non si trova una famiglia di Torino che dice: no, non abbiamo perso nessun Adolfo, però anche la nostra donna delle pulizie si chiama Ferrero, potremmo chiedere a lei. Era Nina Ferrero che poté leggere l'ultima lettera di suo fratello dopo 41 anni e oggi riposa nel cimitero di Asiago al suo fianco. È una storia sicuramente bella, no? Invece c'è un intervistato che è morto a 110 anni. Carlo Orelli era l'ultimo fante della Grande Guerra, romano della Garbatella, abitava al quarto piano di una casa senza ascensore e mi diceva che erano anni che non usciva nel quartiere a fare una passeggiata perché era sicuro di poter scendere le scale ma non era certo di poterle risalire. Che gli chiesi: ma lei ha 8 figli, decine di nipoti, potrebbe farsi aiutare, sorreggere da uno di loro? Lui mi ha risposto: ma come, io sono l'ultimo fante della Grande Guerra e faccio le scale aggrappato a un nipote, non sia mai. Non è possibile. Gli diedero la medaglia d'oro, ma soprattutto dopo quell'intervista gli fecero l'ascensore e lui poté andare a fare l'ultima passeggiata nel quartiere prima di spegnersi a 110 anni.
Allora, ci sono dei racconti che riguardano personaggi noti. Allora, abbiamo poeti e scrittori, Ungaretti, D'Annunzio e Gadda, poi papi, dittatori, artisti, generali. Qual è la storia più interessante che... Beh, forse quella di Giuseppe Ungaretti, che aveva 30 anni e fece tutta la guerra da soldato semplice perché non aveva passato il corso ufficiale, era stato giudicato inadatto al comando. E un giorno, stanco dopo una lunga marcia, si lasciò cadere al margine del sentiero, passò un tenente, Ettore Serra, e Ungaretti non lo salutò. Per molto meno si poteva essere fucilati. Il generale Graziani fece fucilare un fante, Alessandro Ruffini, perché lo aveva salutato senza togliersi la pipa di bocca. Dopo la guerra, lo fece fucilare. Dopo la guerra il generale Graziani fece una brutta fine, fu gettato da un treno in corsa da una mano misteriosa. Invece Ettore Serra non fece fucilare Ungaretti, ma gli chiese: «E tu chi sei?» Ungaretti rispose: «Io sono un poeta». «Ah sì, e che poesie scrivi?» Ungaretti si fruga nelle tasche, tira fuori questi fogli, il tenente comincia a leggere: «Mi illumino d'immenso, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie». E trasecola e dice: «Ma questi sono dei capolavori, dammi tutte le poesie che hai». E Ungaretti si fruga nelle giberne, nelle tasche, affida questi fogli che Serra in licenza farà pubblicare, e grazie a questa fortunata serie di coincidenze oggi possiamo leggere le poesie di Giuseppe Ungaretti. Dunque, hai scovato anche il nonno di Papa Francesco, di Giovanni Bergoglio, che combatté sull'Isonzo e sul Piave. Giovanni Bergoglio era il nonno del Papa, combatté sul Piave, il Papa è stato re di Puglia a pregare contro tutte le guerre, ma anche a ricordare suo nonno e queste radici italiane che per fortuna non ha mai rinnegato. Ma hai mandato il libro al Papa? Sai che non ci ho ancora pensato, magari domani lo faccio. È dovuto, e vedrai che lo legge. I nipoti di Garibaldi furono all'altezza del nonno. Sei di loro andarono a combattere prima ancora dello scoppio della guerra in Italia per la Francia, e due di loro, Bruno e Costante, morirono. Il più grande si chiamava Giuseppe Garibaldi, anche lui, però per pudore si faceva chiamare Peppino. Ci sono dei protagonisti degli anni successivi. Uno è uno dei nomi più brutti della storia, no? Di Adolf Hitler. Come si comportava come soldato? Ma fu un soldato abbastanza mediocre, però quando andò al potere fece scrivere delle storie in cui si parlava di lui come di un eroe. E un soldato inglese lo ebbe sotto il tiro del suo fucile, Hitler era rannicchiato, invocava pietà e questo soldato lo risparmiò. Sì, forse in questi casi bisognerebbe tirare il grilletto. Però ci sono altri casi invece molto belli in cui ci furono gesti di... Insomma, i due eserciti ebbero anche pietà e qualche volta avevano anche dei riti goliardici in comune. A Caporetto le trincee italiane e austriache erano talmente vicine che i reticolati erano mischiati, e la sera un austriaco gridava in italiano: «Che cosa c'è di nuovo, ragazzi italiani, a Caporetto?» E l'italiano rispondeva sempre: «Merda». Non c'era nulla di interessante. poco di buono. Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII. Sì, lui fece la guerra prima come infermiere, poi come cappellano militare, e scriveva a suo fratello delle lettere piene di amor di patria. Diceva: bisogna amare l'Italia, e non bisogna amarla con le parole ma con i fatti. Cosa non scontata, perché all'epoca il Vaticano e lo Stato italiano non avevano rapporti. Ma il giovane Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni, amava già molto il suo paese. Senti, in conclusione, cosa ha rappresentato la Grande Guerra per l'Italia? Beh, un disastro sicuramente, una guerra che era meglio non fare, e tutto nasce dalla Grande Guerra, la Rivoluzione Russa, anche il fascismo purtroppo, ma anche in altri stati il suffragio universale. Io ho scritto l'ultimo capitolo chiedendo ai lettori di mandarmi via Facebook le storie del loro nonno nella Grande Guerra. Alcuni me ne hanno mandato storie bellissime che ho racchiuso nell'ultimo capitolo Spoon River su Facebook. Altre erano storie più normali, ma tutti mi dicevano la stessa cosa: parli di mio nonno non perché fosse un eroe, ma perché era una brava persona, amava l'Italia, credeva nell'Italia, non si riconoscerebbe nell'Italia di oggi. E questo mi ha molto colpito, perché vuol dire che in fondo siamo più legati all'Italia di quanto amiamo riconoscere. E quella forza morale dei nostri nonni e delle nostre nonne, se la ritroviamo, ci servirà moltissimo nella guerra che oggi noi dobbiamo combattere. Perché esiste una responsabilità verso i nostri figli, ma anche verso i nostri nonni. Certo. Aldo Cazzullo. Grazie, Giovanni. La guerra dei nostri nonni, grazie. In bocca al lupo. Grazie. Allora, prima di chiudere vi devo dire una cosa. Vi devo dire che le stelle di Natale dell'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma ritornano in 4.000 piazze italiane il 6, il 7 e l'8 dicembre, e per averle basta dare un piccolo contributo di 12 euro. Per saperne di più andate sul sito www.ail.it oppure chiamate il numero 06 70 38 60 13. Per le donazioni il conto corrente postale AIL è il numero 873000 a martedì. Allez.